Eccoci qua in live con il nostro caro amico Stefano. Ciao Stefano, adesso diamo un po' qualche minuto anche a tutti quanti voi, anzi qualche secondo, qualche minuto no, perché altrimenti poi facciamo troppo tardi. Scusate per l'orario insolito, però tanto, ho visto che c'era anche la diretta sul canale di Adrian con David Wells, che stava trattando anche argomenti molto interessanti, quindi spero che La finisco domani. Vabbè, anche io la parte finale la seguirò meglio domani, però poi si ricollegherà anche agli argomenti che tireremo fuori oggi, perché comunque oggi affronteremo anche un argomento particolare che potrebbe dare fastidio a un po' di persone e lo affronteremo in maniera completamente diversa, sotto un'altra chiave di lettura, che sinceramente io non ho mai sentito da nessuno, però visto e considerato che l'altra volta abbiamo iniziato parlando di flamenco. E poi abbiamo fatto un ragionamento, Stefano ha giustamente fatto notare che Flamenco ci dice tutto quello che non ci hanno detto, che ci hanno aggiunto dei 1000 anni famosi della storia antica, però questi diciamo ultimi 300 anni più o meno, 400, 150-200 anni, lui non fa menzione. 150-200, vabbè, ok, non ne parla praticamente niente, Fammi giusto? salutare Renato Palerni, il Esatto, e sono proprio gli che ne dottore Eugenio pensavo. Ghionaghi. Ed è proprio il momento fondamentale che è quello che devi sapere da dove stiamo ripartendo, capito? E chi sta organizzando tutto perché si riparta e si arrivi ad oggi, esattamente in questo momento, ad avere questo tipo di struttura sociale, non solo ai vertici, ma anche a livello della popolazione, così visibili, no? Gli argomenti che tratteremo oggi sono un po' così, però parliamo anche, no, di generi. Abbiamo visto che ultimamente c'è un'escalation a livello globale di. Non so neanche che parole utilizzare, perché poi magari non lo so se c'è la Infatti censura. usa parole alleguerite. Comunque si capisce un po' di cose di generi fluidi e quant'altro, che però poi se andiamo a vedere bene le foto Generi miti. e andiamo a vedere un pochettino tutto come è stato strutturato dalle fondamenta, diciamo, possiamo vedere che ci sono, diciamo, capi di stato, personaggi molto importanti, re, che sono accoppiati con pseudo donne. Quindi questo parte. Quindi poi c'è stata anche tutta una cultura per arrivare, una sorta di laboratorio che è cresciuto nel momento in cui ci hanno messo il prosciutto negli occhi, come tu dici sempre, i famosi anni, fine anni 70, anni 80, fino a metà anni 90, quando poi è iniziato poi il declino, no? E in quel momento lì stavano iniziando a coltivare per poi dare i frutti che ci stanno dando adesso, con tutta questa gioventù che dici. Come c'è stata un'epidemia, un'infezione di questo transumanismo o di questo trasformismo di genere. Se facciamo un'analisi un po' più acuta, notiamo che forse c'è un piano dietro molto molto ben dettagliato che ha bisogno di tempo e che è un laboratorio continuo e siamo in continua fase di sperimentazione. Quindi adesso ho fatto un prologo un po' lungo, tanto diamo il tempo agli Io altri. adesso vorrei solo fare dei saluti a tutti quanti, a Eugenio Chionacchi, a Candida Spinelli, a Renato Falerni che oggi mi ha fatto avere la sua composizione della mia sigla, molto bella. Ciao Renato, lo vedo anche. Scusa, io sono partito subito in quarta, no? Non è Sì, che. ma salutiamo un po', intanto arrivano Vedo Maria anche che De c'è Pino del canale The Secret of the World. Camus, The Secret of the Salutiamo. World. Raffaele, Andrea Videomaker e Candida Spinelli, magari Candida, ciao della Candida. voce alla mia sigla sarei onorato. C'è anche Buone. Stefano, c'è anche Stefano Stefano Guelfi. Guelfo, oggi l'ho sentito. Aspetta che poi vado un attimo più indietro. Ad Eugenio, anche Maria Enrica, ciao Roberta Matta. Pensavo che aveva finito, Anna David. Maria, con chi stai parlando? No, Vabbè, nel frattempo. pensavo che David Welch aveva già finito, lì si hanno passato le 2 ore, quindi si parla stasera. È un lunedì Sicuramente. d'assalto. Vabbè, adesso noi diamo il tempo di finire a loro, così nel frattempo. Ho fatto una piccola premessa giusto per far capire dove andremo a parlare oggi, che però l'argomento principale sarà quello che è un po' il motivo per cui stiamo facendo questa live, che riguarda un po'.
La Chiesa è tutto quello che sono le storie che ci raccontano dei vari papi, della storia della Chiesa, di questa incredibile associazione. Nuove ipotesi, qui nessuno la verità in tasca, tante di queste cose vanno a rimangiarsi quello che io ho fatto in altre live, quello che ho detto, anche perché solo lo stolto non torna indietro. Noi stiamo alla ricerca, non è che muoio, in pochi anni noi dobbiamo riscriverla. Tanto è questo proprio l'escamotage che ci hanno. Sapevano che saremmo andati fuori strada su tante cose e ci saremmo intestarditi a portare avanti tematiche, ad abbracciare guru, ad abbracciare santoni, più. In ogni caso io studio da anni questa equipe di Marcia Ramaio del The Blue e sono anni che la segue. Adesso lei praticamente ha fatto questo video di 8 ore e mezza che io ho cercato di condensare in vari spunti. E devo dire che sono uscite fuori cose. Io invito tutti a vedere questo video intitolato I grigi, proprio te grei. Non c'hai un link da mettere in condivisione? Ma Il perché link non me lo l'hai puoi, mandato mai? basta che vai su YouTube e schiacci te grei di The Blue Marcia Ramaglia. Te grei, i grigi, te grei. Vabbè, Aspetta, che pure io, ecco, lo lo facciamo dopo. Adesso scrivo. non ci ho pensato a vedere questa cosa qua. È tradotto in italiano? No, è quello il problema che ti sto dicendo a chi come me che è ignorante in inglese, io sto dicendo guardate che vi ritroverete, perché queste sono tutte poi nozioni che vengono dall'Asia, che vengono da posti, da Russia, posti che, senza offesa, non è che subito, che vengono dove ancora detengono alcuni gradi di conoscenza molto più alti dei nostri, che invece ci hanno distrutto ogni tipo cartaceo di informazione. Quello l'ho sempre Esatto, e detto. l'hanno sostituito, come difatti diceva anche Pino, ha detto che comunque ha fatto sicuramente un lavorone, nessuno lo nega, il lavoro di Fomenko, però si è basato anche lui su documenti ufficiali che quindi possono essere stati creati ad hoc anche per ingannare lui o che lui fosse un complice. E comunque sia, il No, fatto sì. di reset, perché lui viene da un periodo proprio post-apocalittico in cui si stava rifondando completamente la società a livello mondiale. E quindi il fatto che lui non abbia mai spiegato bene la storia sua contemporanea e poco prima È dell'operazione per russa, questo che è vivo, no? la Gli ultimi 200 anni non l'ha toccati, è per questo che vive in Russia felice. Eccolo qua, il grigio di Marcia Ramaio. E praticamente adesso che faccio? Faccio così e te lo mando. condividi lo schermo, scusa. Perché me lo devi mandare a me? Dove me lo devi mandare? Non mi mandare nulla che io WhatsApp c'è su Allora, no, prendo. perché io non posso, quando metto il microfono non posso scrivere. Allora, mo faccio presente. Condividi schermo, schermo intero, clicca qua, normale soprano, qua, lo vedete? Yes. Eccolo qua, questo qui, quello che porterò avanti, condito da qualche mia considerazione, in ogni caso sono gli studi durati dal 2011 che appunto vanno e dicono cose, usciranno fuori. Chi è in grado di seguire l'inglese? Io me lo sto facendo tradurre, ma 8 ore e mezza, guardate, 8 ore e 32 di scritti. Quindi immaginate quanto è lungo. Vabbè, poi magari Ok. gli darò uno sguardo. Allora, è interrotta, no? Mi rivedi? Sì, siamo noi di nuovo, come prima. Allora, inizi tu, inizio io. Io ho fatto la premessa prima. Allora, praticamente questi argomenti che enuncerò sono appunto gli scampoli di uno studio di Marcia Ramaio di The Blue, questo suo video, e seguo da diversi tempi. Quindi praticamente tutti i personaggi storici registrati dalla storia ufficiale dal 3400 a.C. a oggi sono di fantasia. Noi vediamo che Fomenko non dice nulla degli ultimi 200 anni, 150 anni, sebbene sia vivo a Mosca, e praticamente questi 200 anni
l'umanità è stata veramente, è proprio, noi avevamo parlato dei 600 anni, ma proprio tutti i colpi fatali in cui è stata veramente conquistata, diciamo così, l'umanità è stata distrutta, è una storia riscritta, quello che noi sappiamo e abbiamo già visto, che il Vecchio Testamento è stato scritto addirittura alla fine del 1800, come preparavano i mercenari, le bande armate, quelli che prendevano possesso delle camere di bottoni nelle varie corporazioni e città stellari. Adesso si sa perché noi abbiamo vissuto in questi ultimi 200 anni e anche prima, che era una civiltà militare. Non siamo passati direttamente dall'età dell'armonia e dell'oro a questi. Noi, per difenderci, sono state proprio istituita una civiltà militare, e tutta questa storia che proprio arriva ai limiti della comprensione, perché alcune affermazioni sono incredibili, ve lo dico subito, per ipotesi sempre, è stata riscritta dall'intelligenza britannica. Tipo un esempio, Jack the Ripper, Jack lo sguardatore praticamente, unito a Mr. Hyde, figura realmente esistita, è la stessa. Noi abbiamo sentito molte volte. Avvicinati di più al microfono, noi abbiamo sentito questi personaggi ripetuti, e quindi si afferma che Jack the Ripper, perché servono proprio tutti questi un po' fuori di testa, era addirittura lo zar Nicola, che non fu fucilato, ma che divenne automaticamente Stalin e svolse anche un ruolo di Edoardo VIII e Giorgio VI praticamente, e morì come Mountbatten. Allora, praticamente, fin qui ci siamo, no? Il latino, che noi abbiamo detto era una lingua degli spacci commerciali, quello che ci è arrivato qui in Occidente, mentre invece il latino era la lingua universale. Fino agli eventi che portarono alla Grande Guerra, perché la Grande Guerra non ci aveva debellato, fu la Seconda Guerra Mondiale che è stata fortemente falsificata a debellarci del tutto. Il latino era usato in tutti i libri e documenti della nostra confederazione di città libere indipendenti. Con l'ascesa al potere dei traditori grigi, il latino fu dichiarato una lingua morta e l'istruzione divenne obbligatoria per diffondere le nuove lingue. Nel giro di soli 4 anni i bambini parlavano e scrivevano già le nuove lingue, che abbiamo sempre detto composte da una piattaforma digitale. Mentre a casa i loro genitori usavano ancora i loro vecchi dialetti, quindi i documenti e giornali di ogni nuova nazione furono costretti, e questo lo sappiamo per come le lobby si sono mosse, ad adottare le lingue appena create. Tutte le messe infatti furono dette in latino in tutto il mondo fino al 1965 dalla Chiesa di Roma. E qui arriva la bomba, sempre per ipotesi, un'organizzazione molto recente. Prima del 1929, se voi ricordate i patti lateranensi, non c'erano papi, sono stati creati letteralmente, e nessuna chiesa di Roma, come la intendiamo adesso, ma erano, come possono essere gli anabattisti, i testimoni del Geova, erano delle varie confederazioni molto più limitate, quindi qui entriamo già nella bomba. Il latino è preciso, conciso, diretto, il latino non ha sinonimi. Il latino era utilizzato in tutti i libri della Star Confederation, cioè chiamavamo così, nei trattati commerciali e nelle risoluzioni del Consiglio Supremo. Fino al 1944 il latino era una lingua obbligatoria per tutti gli studenti, oltre allo studio e alla pratica della calligrafia. Quindi leggo ancora qualcos'altro che è molto importante e poi passo la parola a Riccardo. Qua la leggo in una maniera anche romanzata. Quando uno spietato killer attacca una civiltà superiore, neutralizza ogni resistenza, compresa la popolazione, per sentirsi al sicuro, prende tutto per sé, cancellando il passato, raccoglie i sopravvissuti indifesi, soprattutto gli orfani, sradicandoli dalle loro terre, dal loro passato e dalla loro memoria, distribuendoli in terre lontane.
ora insediato nei palazzi dei nostri morti, promulga leggi draconiane per seppellire ogni ricordo o speranza. Divide il territorio conquistato in piccole giurisdizioni che i suoi rappresentanti governeranno. Circonda tutte le terre con la scusa che sono assediate da insormontabili muri di ghiaccio. Crea nuove culture dal nulla, installa globi delle aule, stabilendo una pseudoscienza per seppellire le avanzate tecnologie scientifiche e tecnologiche diffuse che ne eravamo a conoscenza. Quindi ha diffuso nella popolazione questa convinzione di essere assediato in un oblio che ruota nello spazio a 1000 miglia all'ora, dal quale è impossibile fuggire. E dalle macerie nascono così 3 generazioni di prigionieri indottrinati. E qui vediamo proprio la sala riunione dei vermi. Stanno cospirando. Uno di loro, più giovane, con penetranti occhi azzurri, alza la voce. Gli anziani ora tacciono. Creeremo una storia per sostituire la storia che non può essere raccontata. Deve essere il più credibile possibile, piena di personaggi incantevoli, eventi, guerre, partiti politici, persecuzioni, trattati, re, regine, geste eroiche, battaglie, rivoluzioni, distruzione e morti, tutte ovviamente fittizie, tranne quest'ultima. Dovrà essere il più dettagliato possibile, seguendo una cronologia che si estenderà per migliaia di anni. Faremo film, scriveremo libri. Voglio tutta la nostra intelligenza lavorando su di esso, pittori, disegnatori, calligrafi, museologi, archeologi, scrittori, religiosi e militari e filologi. Voglio che una storia venga insegnata in tutto il mondo alle generazioni a venire, che sia il più possibile dettagliata e occupi milioni di pagine. E così è stato fatto, e tutto questo negli ultimi 200 anni e specificamente negli ultimi 140 anni. A te la parola. Sono senza parole, perché comunque quello che pensiamo, e penso anche io, lo sai benissimo, il discorso che abbiamo fatto in questi anni, che comunque questi qui ci abbiano presentato una storia completamente falsa. Già la storia recente è completamente falsa. Già la storia contemporanea ce la cambiano sotto gli occhi. Figuriamoci quella precedente alle due guerre, alle due grandi guerre, no? E secondo me sì, alla fine la Seconda Guerra Mondiale era proprio la fine di la distruzione finale di quello che era il vecchio mondo. Avevano già messo alla fame, ucciso la maggior parte delle popolazioni, perché abbiamo visto che le guerre sono state proprio stermini di massa degli interi popoli, ovvero il popolo veniva preso e portato al fronte a forza. Alle spalle aveva il fuoco amico puntato in caso arretrasse, e davanti aveva il fuoco nemico puntato in caso avanzasse. Quindi era uno sterminio di massa programmato. In più hanno utilizzato, soprattutto nella prima guerra mondiale, armi anche, cioè proprio di stermini totali. Hanno fatto proprio uno sterminio bello e buono di tutto quello che poi era la gioventù. Poi abbiamo visto come hanno operato ovunque, ok? E poi al ritorno dalla guerra, chi era sopravvissuto è stato considerato un bandito, un brigante, perché gli hanno rubato la terra. Chi è stato fatto così, ne stavamo parlando anche degli americani, che loro sono venuti e hanno mandato una grossa fetta della loro popolazione che veniva già da guerre di indipendenza prima e poi la guerra civile e poi tutte le varie guerre in cui hanno sempre impiegato questo popolo. Che popolo? Poi abbiamo visto che non è un popolo nativo, c'è da parlare anche lì, poi ci arriveremo piano piano. È tutto costernato di storie fantastiche, di personaggi incredibili, e storie che vanno a ritroso nel tempo, ti descrivono e ti fanno immaginare fin da bambino una realtà che non è neanche possibile immaginare, dei soldati romani avanzare un esercito composto da militari specializzati che hanno fatto solo e solo la guerra, vestiti come ci hanno raccontato, con il gladio, e andavano con le bighe a conquistare il mondo, e nel frattempo costruivano cattedrali, acquedotti, strade, impianti fognari, e culturare. Ma è anche stupido. Parliamo di migliaia di persone impegnate a fare questo e a falsificare tutto. Voglio dire,
del fatto dei mercenari. Io ho sempre parlato dei mercenari, ma appunto per ipotesi qui sono usciti fuori cose e parliamo dei veri mercenari che ancora sono in azione, che sono i cosacchi. Adesso i cosacchi hanno massacrato dal 1850, erano in sordina. Ma addirittura immaginate che, come noi vediamo i vari Giulio Cesare, Alessandro, erano tutti specie di agenti segreti, erano come quelli che abbiamo visto, che loro poi si prendono tutto e hanno incolpato i vari Bin Laden, cose, questi capopopoli, ma erano i veri mercenari che hanno addirittura preso i cosacchi, sono stati addestrati da capi terroristici, e immaginate che il capo referente che è addestrato i cosacchi, e poi vi spiego la parola cosacco come deriva da kazako, e li chiamavano i francesi le change chemis, i cambia casacca, i cambia camicia, cioè quelli che cambiavano bandiera, e il loro capo che le addestrò nel 1850, cioè 180 anni fa, fu il nostro eroe dei due mondi. E non dico il nome, avete capito chi è Gariboldi. E tra l'altro il mio trisnonno Pietro, che era l'attendente suo quando si trovava a Belletri dopo la Repubblica Romana nel 1848, dovette fuggire da lui, ma i suoi sgherri lo raggiunsero a Londra, e questa è storia mia vera, e fu ucciso perché forse non stavano bene tanti eccidi, perché quello che combinò giù al sud, e lui era uno dei capi terroristi proprio a livello del braccio. Però Mazzini pensava più alle altre cose. Quindi immaginate solo questo qua. E quindi i cosacchi hanno avuto, e poi lo vedremo in altre cose che dirò, sono gli stessi mercenari che nel 1940-41 andarono a fare, vi ricordate, dice l'anno senza guerra, la seconda guerra mondiale, ma non fu così, loro dissero solo l'operazione di distruggere i giacimenti di carbonio al nord, ma al nord andarono a distruggere l'unico loro più grande pericolo, che era la grande torre del nord, la madre di tutte le torri, del wireless, che proprio andarono a distruggere proprio il collegamento madre, e distrussero la torre grandissima, enorme, che c'era al nord e che collegava tutti. Quindi magari hanno messo la loro, hanno messo magari una loro di antenna, perché hanno messo i fili, hanno messo la loro, le loro frequenze. Poi siamo dentro, chi più chi meno, dentro una sorta di incantesimo, di magia, è una cosa incredibile, è anche molto forte. Comunque arriviamo anche all'argomento che mi interessa, che mi preme anche sottolineare, e sì, portare avanti, ci arriveremo tanto ancora come ragionamento che ci sta proprio bene 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 proprio a riguardo di tutte queste menzioni che ci hanno raccontato, a parte la forma della terra, ma anche questa istituzione che noi nella quale siamo stati cresciuti. Io personalmente sono stato proprio allevato, anche cresciuto, ho fatto scuole, ho fatto asilo elementare dalle suore, poi ho fatto i preti, quindi fino a una certa età ho avuto un'infanzia in quel tipo di cosa. Ma siamo realmente sicuri che la chiesa, abbiamo già visto che le chiese cosa possono essere, chiese, cattedrali, duomi, non erano sicuramente luoghi di preghiera, almeno intesi come ci dicono loro, ma erano centrali energetiche, ok, che in più funzionavano anche per la salute e il benessere di chi vi entrava, ok? Ma poi servivano anche sicuramente per tutto un sistema di bonifica delle acque, di purificazione delle acque, di produzione di energia, distribuzione di energia e quant'altro, ok? Questi si sono impossessati, c'è una voce di ritorno, forse c'è qualche cosa accesa. Io? No, no. È stato un momento. Non silenziarti, Ste. No, era solo un secondo, mi è sembrato. Cioè, ragionandoci, facendo tutti questi ragionamenti, poi siamo veramente sicuri che questi qui ci sono da tutto il tempo che ci dicono, tutti questi secoli? Perché abbiamo visto già come nelle palle spaziali, più è lontano un oggetto che ti dicono che sono andati ad osservare, tipo una stella, quella stella è milioni di anni in luce, cosa, e più è grande la cazzata, secondo me. Per cui già quando iniziano a dirti la storia dei papi, mi parlano di papi, sono tutte, allora, da una certa epoca in poi ci hanno detto
che non abbiamo immagini reali se non quadri o autoritratti o ritratti delle persone, giusto? Perché non c'era la fotografia, non potevi fare video, quindi tu non hai immagini come ce le abbiamo oggi, no? Ci dicono che quella Ci tecnologia. dicono così, ma invece è il contrario, aveva una tecnologia potentissima per fare addirittura, c'è cioè una testimonianza di gente che ha lavorato con questi macchinari, che oggi, sto parlando di oggi, perché in questi gruppi di studio parlano molto della situazione attuale, è Però molto aspetta, facile creare le adesso piante. entriamo nel dettaglio lì, però il fatto della Chiesa, questi personaggi qua sono realmente esistiti? La Chiesa è un'istituzione, questi frati hanno avuto questo potere che ci dicono, la Chiesa, il cattolicesimo, la religione, così come c'erano, esiste da tutto questo tempo che ci dicono loro o Secondo questi studi, c'erano? no. Perché in Sardegna, per esempio, in Sardegna l'arrivo del prete è recente, siamo proprio dopo le chiudende, ed era visto proprio col malocchio, cioè prima si parla della cultura sarda, siamo stati sterminati e sicuramente molti cadaveri sono stati ricoperti così semplicemente con la Anzi, è proprio terra e poi è sfociato la legge delle chiudende che come istituirono abbiamo l'eutanasia. già detto molte volte, no? Come hanno usato la gente stessa che poi ha ripopolato, ignara di quello che c'è sopprima, a costruire sopra, a occultare se trova qualcosa perché se trovi qualcosa lo denunciavi, ti portavano, ti sequestravano il terreno e quant'altro. Abbiamo visto tutti i meccanismi che questi qui subdolamente utilizzano sempre per poi nascondere e mascherare le loro malefatte, però è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Una volta che tu sai che quello è un tappeto, lo puoi sollevare per scopare sotto, la polvere la trovi, ok? Quindi bisogna ragionare veramente e porsi la domanda: ma questi qui, se le chiese non erano quello che ci dicono, ma avevano altre funzioni, se è vero che durante la seconda guerra mondiale, non nell'Ottocento, sono state distrutte il 97% delle chiese Minchia. nell'ex Unione Sovietica. Pure in tutta Europa, se le città stellari, le fortezze stellari e tutte le cattedrali gotiche, quelle che ci sono della Germania, sono state rase al suolo e si vede da quelle monete che abbiamo fatto vedere l'altro giorno che prima, come dicevi tu prima, la lingua era il latino, ok? Quindi c'era proprio una lingua madre e che lì c'era una sorta di civiltà tecnologicamente molto avanzata, che aveva anche sorte di protezioni altamente tecnologiche. Si vede poi quell'UFO lì sopra, che dà proprio anche il senso che è come se fosse un qualcosa che irradia energia, che viene poi captata da tutte quelle antenne che ci dicono che sono delle guglie di cattedrali e che poi veniva utilizzata, ma che veniva probabilmente anche utilizzata anche come forma di difesa. E poi c'è stato quello che c'è stato, è successo qualche cosa, più la varia infezione e il cambiamento proprio di società, fino ad arrivare ai giorni nostri. C'è Prego. stato un grande lavaggio del cervello da parte dei nostri nonni e bisnonni tramite armi psicotroniche e altri modi. Dopo parleremo del fatto pure della Spagnola e di Non lo quello sapevo, che aspetta. A sono. proposito, guarda, anche Pino ha già detto Vedi, che in non lo effetti noi sapevamo, parliamo Pino. per ipotesi, però diciamo che in ogni caso, come ho detto prima, è molto facile creare libri antichi, basta avere vecchie macchine con caratteri di piombo per la stampa, carte inchiostri speciali, procedere per l'invecchiamento artificiale Maestri, professori, io mi sono sempre chiesto, la mia esperienza personale, poi non per tutti la stessa cosa, però sono stato sfigato io, però i miei professori che ho avuto soprattutto al liceo erano tutti quanti incapaci di insegnare, nessuno era in grado di insegnare, per esempio ho avuto professori di matematica che non sapevano fare neanche 2 più 2, quindi mi sono sempre chiesto, ma questi che cazzo ce li ha messi a insegnare? E formavano noi, perché dicevo, cioè è così tanto importante il suo ruolo che io devo sacrificare la mia gioventù, che devo starmi 5 ore al giorno chiuso in classe, senza essere pagato, un po' come il lavoro, no? Fino a un'età avanzata, capito? La scuola dell'obbligo, per inculcarti tutte le stronzate di questa gente qua, farti stare seduto a ricevere gli ordini da un capo che è il professore, poi c'è è tutto un sistema piramidale poi che hanno strutturato bene. Ma partiamo da quello che stavamo dicendo prima, anche in privato, Ste, sul fatto della società attuale, no? Quello che si vede oggi che è palese ormai, è tutta la questione arcobaleno, no? Andando a vedere anche un po' nel passato, vediamo che comunque
Forse questi uomini potenti del mondo non avevano First Lady a fianco, ma avevano Diciamo che io quelle parti ci sono solo arrivato così, nel senso che ho visto la marea di foto, perché c'è sta proprio in queste 8 ore e mezza in questi studi, c'è molto che fa vedere delle foto in cui si afferma che molte donne erano uomini travestiti, molte, e poi loro avevano un uso del Photoshop che negli anni 20, 40, appunto, e parlo di migliaia di persone dell'intelligenza e di molti, i gesuiti specialmente, che poi presero proprio come ricompensa il fatto che loro già dal 1850 avevano creato tutta questa storia. Avevano creato le Bibbie, le cose, avevano creato le Bibbie antiche, le Bibbie nuove, avevano creato gli apocrifi, e poi avete visto sempre che c'è quando li ritrovavano, i rotoli di Mar Morto, tutte queste cose qua. Quindi immaginate che il nostro esercito, parlano proprio così, era una confederazione di province militarizzate, con grandi porti, coinvolti nel commercio mondiale attraverso una vasta flotta di navi, tra cui quella che divenne nota come il Titanic, in seguito chiamata RMS Queen Elisabetta. In ogni famiglia c'erano ufficiali militari che prestavano servizio in tutto il mondo, in città grandi e piccoli. Era considerato un onore essere un ufficiale del suo esercito, quindi immaginate come si combatteva a difendere ciascuna delle città più importanti e delle riserve naturali. C'erano circa 20.000 militari qualificati in diverse professioni. Quando il nostro esercito, appunto, aveva molti squadroni navali e sottomarini che sarebbero passati alla storia come nazisti o tedeschi durante la Grande Guerra, e le navi della Marina furono sequestrate come bottino di guerra e utilizzate per attaccare proprio i porti e le fortezze mediante bombardamenti che sarebbero passati alla storia ufficiale come terremoti o grandi incendi. Le fortezze stellari furono trasformate in prigioni. L'acqua nei fossati che le circondavano, formando parte delle loro difese, fu prosciugata dai Grinci. Quindi, praticamente, l'esercito, poi bisogna dire che era, loro hanno preso tutti i personaggi nostri buoni, diciamo così, hanno fatto dei casi d'omonomia, cioè. Io sono venuto alla conoscenza, che ho fatto anche alla linea di San Michele, che il comandante in capo nostro di questa confederazione, che rappresentava tutte le, appunto, la confederazione delle città stellari, era proprio Michele. Loro nella storia hanno riscritto, hanno rimesso praticamente l'antagonista Michele, ecco perché si parla di antagonismo. È come il discorso che si parla dell'Italia. L'Italia è una penisola artificiale poco profonda, senza falde acquifere, quindi il Colosseo, e parliamo di 100 anni fa che ancora funziona, desalinizzava l'acqua di mare per rifornire tutto il paese, tutti gli anfiteatri del mondo, i teatri, quelli che chiamano romani, le arene, specialmente le arene dei tori del mondo, erano impianti di trattamento delle acque saline. La storia che ti ha raccontato è una bugia dall'inizio alla fine. Anfiteatro, anfibio. Ecco perché i grigi dicono che esisteva un sofisticato sistema di condotte sotterranee per organizzare battaglie navali, i cinici. Il Colosseo non è mai stato uno stadio, né tantomeno un posto per uomini seminudi che combattevano contro i leoni. Con le gonnelline e i sandaletti e si lanciavano la rete e poi bisognavano. Cazzo, guarda che ce l'hai fatta. Immaginate allora, appunto, il fatto di arrivare a un punto in cui la prima guerra mondiale, i 7 leader vittoriosi della mortale grande guerra, spensero appunto le luci in ogni continente, che invece era irradiato da una luce wireless gratuita per tutti, e questo è vero. In ogni caso, tutto questo può essere vero, noi dobbiamo dire per ipotesi, gettando il mondo nell'oscurità, solo per far pagare ad ogni abitante l'energia che era gratuita in passato. I 7 leader della Grande Guerra orchestrarono il massacro e la distruzione dell'intero mondo civilizzato, stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale, inventando migliaia di architetti fittizi per firmare tutte le opere costruite nel lontano passato. I 7 leader della mortale Grande Guerra arruolarono agenti per scrivere tutta la letteratura del dopoguerra, per dipingere tutti i quadri modernisti, prendendo possesso di tutta la musica creata dalla civiltà prima
degli anni di guerra. I sette leader della mortale Grande Guerra falsificarono tutta la scienza, tutti i documenti, l'intera storia. Riscrissero la storia, inventarono tutti gli uomini e le donne di migliaia d'anni fa con l'intelligenza artificiale, facendo sì che tutti i personaggi immaginari assomigliassero, e questo è importante, ai loro volti in infinite varianti. Ecco perché ci ritroviamo tutti qui, quadri dei personaggi che sono tutti, che si assomigliano, che fanno. In ogni caso, questo significa anche il discorso di oggi di cui parliamo. Che, com'è possibile che la foto di Rockefeller Rothschild del 1800 sia uguale a Rothschild che c'è ancora vivo adesso? Cioè, sembrano tutti fatti con lo stampo. E quindi immaginate tutto questo. Il fatto che nessuno dei milioni di personaggi storici ha avuto un'esistenza reale. Sono state esaminate migliaia di pagine di enciclopedie. Sono solo immagini digitali, personaggi inventati con storie, inventate con immagini generate al computer. Fumenco, infatti, ha sottolineato tutte queste cose e le false dinastie, centinaia di specchi di Gesù, tra le altre falsificazioni, e aveva ragione. Tuttavia non dice nulla degli ultimi 200 anni di storia, sebbene sia vivo a Mosca. E quindi, alla fine di questi 200 anni noi siamo capitati proprio nel periodo in cui tutta questa civiltà è stata distrutta, perché non riguarda, abbiamo parlato dei 200 anni, no, riguarda proprio adesso. Il fatto che noi ne abbiamo parlato tanto, ma bisogna stare attenti perché si offendono. Lasciamo perdere la resistenza in Italia, ma tutti, da mio nonno, i miei zii, tutti quelli vecchi che ho intervistato, tutti hanno avuto i bombardamenti, ma nessuno ricorda di aver visto veramente il nemico. E questo è un qualcosa che è un dato di fatto. La stessa cosa il mio zio Friedrich, che stava in Germania, hanno avuto dei bombardamenti incredibili. E quindi, voglio dire, c'è il fattore di prima, e poi passo la parola a Riccardo. Quanto possono essere falsi, appunto, gli idoli e i guri dei canali mediatici? Ho letto una domanda che diceva, nessuno se n'è accorto. Il fatto che sono, c'è stato, questo è tutto basato sui tradimenti, sul lavaggio del cervello. C'è gente che non si è ancora accorta che Zelensky non è colui che fa la guerra, non è colui che ha messo, certo, dei gruppi intellettuali, questi gruppi intellettuali, scientifici, religiosi, soprattutto quando sai che nessuno di loro è stato in grado di rivelarti fino ad oggi la verità sulla non esistenza di assolutamente tutti i personaggi consacrati e ammirati di tutta la storia ufficiale, descritti dalle enciclopedie, perché i libri l'hanno bruciati tutti quelli che si sapeva che c'era la verità, nei settori della storia, della scienza, della letteratura, dell'industria, dell'architettura, della filosofia, dell'arte, del cinema e di tutto il mondo. Lo vogliono solo i tuoi soldi e il tuo potere. Chi è? Perché non nessuno ci ha mai avuto il coraggio, ma chi ci ha provato? Poi bisogna anche dire che non ci sono stati tutti questi anni, e che noi siamo quelli che devono trovare il coraggio, perché questa storia è molto recente. Esatto. Arriva nella guerra di Corea, arriva nella guerra del Vietnam, ci falsificano. E sono tutti correlati, e non è veramente così lontano il momento finale dell'ultimo reset. Perché se tu vai a pensare, stavamo guardando prima, no? L'altro giorno stavamo parlando dei VAT thailandesi in privato, ti ricordi che stavo dicendo che anche quei VAT thailandesi prima erano ricoperti d'oro? Ti ho mandato una foto di una statua che hanno trovato, una statua non so, forse 30 metri in oro massiccio, una statua enorme, tutta in oro massiccio, era dentro uno di questi tempi, ma prima erano tutti i tempi, erano tutti dorati, quelle cose che noi vediamo messe in pietra, era pietra completamente rivestita d'oro, ed è stata completamente, sono stati completamente saccheggiati, molti distrutti e tutti disinnescati per rubare il coso dei giapponesi durante la seconda guerra mondiale. Giapponesi e americani sono tutti complici, perché anche i giapponesi, noi del Giappone non sappiamo nulla. Questi sono totalmente diversi da noi in tutto e per tutto. I veri abitanti del Giappone, della Confederazione del Giappone, erano gli Ainu, come noi, bianchi. Sì, ne abbiamo anche parlato, ne hai parlato anche in un'altra giornata. Confinati nell'isola d'Hokkaido. Sì, hanno falsificato tutto. Tutto. La Wehrmacht tedesca combatteva contro i nazisti in Europa, ma tu vai a pensare in Cina cosa hanno fatto? Era quella mondiale, la stessa cosa.
Mao In Zedong Cina era lo un stesso, vai a vedere e non lo spiego nulla di quello che c'è. Anche, hai visto che ci sono le stesse strutture che ci sono da noi, più ci sono un sacco di piramidi, c'è di tutto in Cina, ma noi non sappiamo nulla. Conosciamo giusto la muraglia cinese, ma magari la muraglia cinese è una cosettina con tutto quello che c'è. Guardate. In Russia, abbiamo visto cosa è successo in Russia, per non parlare poi del Canada. In Canada stavano ammazzando la gente, i bambini li stavano ammazzando fino agli anni 60, i fratelli Ratzinger, che come Mitziger, i fratelli Mitziger, scusate. Ricordate Orson Welles dell'invasione dei mondi? Proprio perché si dice che a un certo punto, durante la conquista della Terra, negli anni 40, del 1940, parliamo adesso per esempio di Pompei, che io invece ci sono state 42 eruzioni nel corso della storia di Pompei, e una era del 1631, ma Anche lì è un'esplosione. un'eruzione, quello è un evento improvviso, quella è lo stesso, un'arma a energia diretta, perché a quelli li ha carbonizzati, sono rimasti alcuni pietrificati, cioè stiamo parlando di armi che non c'entrano No, nulla con. invece secondo questi studi non è andato così, ma un'esplosione distrusse la fortezza militare sul Vesuvio, dando inizio a un colpo alle linee difensive di Pompei e Ercolano, dove c'era una guarnigione di 20.000 uomini, 10-20, danneggiando anche gli impianti di depurazione che rifornivano l'intera regione, compresa la Reggia di Caserta. Le rovine furono chiuse al pubblico, riaprendo solo quando il parco a tema fu pronto a ricevere migliaia di turisti da tutto il mondo. Si dice che il Vesuvio, il nostro protagonista della leggenda di Pompei, abbia avuto 42 eruzioni nel corso della storia. L'ultima di queste fu nel 1944, dice una coincidenza. La vera tragedia di Pompei non è mai stata scavata, la Pompei, perché non c'è mai stata cenere, è stato un bombardamento a distruggere Pompei. Il Rinascimento è stato scritto da tavolino dal 1850 al 1900, quando poi tutti ebbero accesso alla loro istruzione. Il Rinascimento, i personaggi, la Divina Commedia, è stata tutta una montatura, tutta quanto una montatura, mentre parallelamente in quei tempi ancora vivevano la Confederazione, viveva una civiltà che era stata presa d'attacco, sì, perché parliamo dei 600 anni, e che era ancora grande secondo le vestigia perse dell'età dell'oro e dell'armonia, ma iniziava a sfaldarsi. E quindi ogni volta che avete visto chiuso, tipo in Corea c'era ancora questa Confederazione, ma è stata chiusa per anni e non sappiamo che lì furono distrutti. Non 100 milioni, ma ne furono ammazzati nella guerra di Corea, centinaia e centinaia di milioni, e poi hanno riaperto, come hanno fatto con tutto quel posto bellissimo che era la Campania, come hanno fatto con Pompei, come si sono inventati la storia che poi loro l'hanno trascinata nel corso degli anni. Quindi immaginate una storia falsata, tutta fiaba, e a fianco invece c'erano vite ancora di chi poteva godersi la terra e vivere centinaia d'anni, perché solo adesso si è sceso sotto i 100 anni e ci hanno accorciato la vita, e si muore giovani. Perché? Perché hanno avvelenato tutte le falde acquifere, dove non riescono, dato che si rigenera sempre tutto in questa terra per via del grande geoide, riescono a farlo, e ci hanno fatto pensare che le scie chimiche, sì, schermano il sole, che è importantissimo, perché noi eravamo, in ogni caso, chi ha costruito tutti gli edifici eterici era uguale a noi fuori, a parte il naso, quello vedete in Minerva, lo vedete nei 100 lire di questi personaggi col naso dritto, ma dentro erano completamente diversi, perché erano in grado di catalizzare l'energia, quindi quelli campavano veramente 1.000 anni. Ma in ogni caso, chi ha costruito questi edifici eterici non è proprio la razza come noi le abbiamo sfruttate in bene. Però immaginate tutta questa cosa mentre loro hanno riscritto queste fiabe, che noi ci accapigliamo, che andiamo a vedere questo volume contraddice questo è apocrifo, questo è così. Sono tutte fatte in una forma che dei computer, che erano molto più validi di quelli di adesso, riuscivano a farti un libro nel giro di un secondo, due, quando tu davi le direttive giuste, ma un qualcosa del genere, se uno ci pensa. Ma È assurdo. E sì. adesso perché è uscito il Gender, è uscito tutto l'arcobaleno? Proprio perché tutti questi mostri che noi invece abbiamo venerato, da tutti questi agenti che erano invece, che formavano questi giovani bambini, li formavano come? I Garibaldi, i Cesari, gli Alessandro, quelli che chiamano Alessandro Magno, tutti questi
sti Napoleoni e molti di questi non sono neanche esistiti, ma sono esistiti i loro emuli, si formavano con gli abusi sessuali di quando erano bambini. Quindi perché loro avevano bisogno di questi bambini e ce l'hanno bisogno pure adesso? Perché usano questi abusi? Lo andiamo a vedere nella storia di quando, anche lì per finta, Nixon per l'impeachment, ma gli servivano i 2 anni di Gerald Ford per poter creare tutti quella rete di pedofilia e di famiglie che proprio facevano nascere i propri figli. E voi sapete tutta la storia di Occulti, dell'MK Ultra, del fatto dello scandalo di Boston, eccetera, eccetera. Quindi immaginate soltanto che noi siamo qui e ci stiamo accapitalando per dire chi ce l'ha più lungo, chi ce l'ha la storia, quella quando invece la storia era tutta una fiaba riscritta da intelligenze artificiali e da uomini, molti che tradirono, con una ghiandola pineale molto sviluppata, ma dediti al male. Quindi, prego, tu oggi mi hai detto delle cose interessanti, ma devi saperle dire con parole che non ti censurano, capisci, Ricca? Di colorati degli arcobaleno. Noi non stiamo parlando dei giganti o della vecchia, noi stiamo parlando degli ultimi 150-180 anni. Quindi sì, ma anche tutto il lavoro che hanno fatto. Stiamo parlando delle cose antiche. Quello che non ha trattato nessuno, perché Fomenko si ferma fino al 1800, perché se no non sarebbe più vivo, sarebbe morto. Stefano, quando noi parliamo, l'abbiamo detto molte volte già, no? Tutti guardi attorno, vedi questi edifici enormi, anche questi che si chiamano tartari. Che poi sotto sono ancora più grandi. E sotto saranno sicuramente anche più grandi, ma anche tutte queste cattedrali, i duomi, sono tutte strutture che possono aver costruito veramente in un lasso di tempo molto breve, nel momento in cui magari avevano un apparato industriale pazzesco, tecnologicamente super avanzato, dove c'era un computer alla base di tutto che faceva il progetto totale e progettava ogni singolo componente, ogni singolo pezzo che poi veniva progettato, realizzato in delle fabbriche, un po' come il Lego. Ok, abbiamo parlato 1000 volte, abbiamo visto 1000 tracce, ci sono i segni ovunque, tu vedi questi pezzi, ci sono proprio le intercampedine, gli incastri, proprio come il Lego, ok? E sono strutture proprio come il Lego. Ci sono anche degli esperimenti che quando mettono un edificio costruito, una cosa costruita in Lego sotto quella pressa, ha una resistenza pazzesca, proprio per il suo tipo di struttura, ok? Non so perché, però è così, fisicamente hanno una resistenza pazzesca, tant'è che questi edifici sono super resistenti, questi palazzi antichi, ma sono stati sicuramente progettati pezzo per pezzo, scomposti in vari pezzi, realizzati in qualche fabbrica, portati in loco e assemblati in loco in brevissimo tempo. Ok, quindi ci sta anche il fatto che certe città, quando ci dicono sono state costruite, questi palazzi non sono costruiti in questo periodo, in 5-10 anni hanno costruito città enormi, Edimburgo, città rase al suolo, ricostruite in un attimo con palazzi enormi, strade larghissime, città nuove tipo Lisbona. Lisbona è stata distrutta da un evento, un terremoto, ok? E questi è chiaro che loro hanno un tipo di tecnologia pazzesca, e se avevano un tipo di tecnologia pazzesca così, e metti che avevano, noi adesso ormai abbiamo tutte le immagini nostre, magari noi che siamo già un po' più vecchiotti abbiamo ancora le foto di famiglia, quelle le classiche, ormai le generazioni nuove, i ragazzi giovani che mettono al mondo i nuovi figli, cioè proprio i ventenni che adesso hanno i primi bambini, loro quel tipo di tecnologia non la conoscono proprio. Se non gliela fai vedere, non la capiscono neanche. No. E oltretutto, se loro trovassero un rullino che noi utilizzavamo e lo facevamo sviluppare, ti ricordo, lo trovassero oggi, non saprebbero che cosa è. Quindi immaginate voi se tutte le memorie, le immagini del passato, ok, fossero conservate in hardware, software che noi non conosciamo e che noi possiamo entrare in un discorso molto profondo, Riccardo, perché noi ce l'abbiamo davanti agli occhi, magari non riusciamo a riconoscerli, non sappiamo che quello lì immagazzina quel tipo di informazioni, che se tu riesci a connetterti con quella cosa è come tu vedi un computer, se lo vedi fra 100 anni, magari quelli che vedranno questo computer non sapranno che quello è un computer e a cosa funziona, come funziona, che ha bisogno di energia. La vera
Quindi tu non sai, non potremo mai accedere a questo tipo di informazioni a meno che non conosci quella tecnologia, non lo vedi e non sai come andare a prendere quelle informazioni Noi che poi sono mischiamo, maledetti che hanno queste conoscenze. noi Vai, poi Stefano. mischiamo tutte le cose, mischiamo la guerra vera e propria che ci fu, perché le prime forme che loro si insinuarono furono gli Illuminati del 1500, le prime massonerie. Infiltrazione, questi Adesso perché non hanno contano più infiltrato. E praticamente, qui diceva Gozo, adesso dirò una cosa che Stefano Guerpa ed altri che parlano di cemento, praticamente tutte assolutamente le isole, gli atolli, i canali, gli istmi, le scogliere, le cascate, molte montagne, persino le grandi piattaforme come l'Inghilterra, l'Islanda, parte dell'Australia, perché l'Australia c'ha dei segreti, e altri erano artificiali, costruite con solidi blocchi di cemento. E praticamente le Dolomiti, che sono state trasformate, erano un muro difensivo distrutto da potenti esplosioni. Vi ricordate che avevamo parlato, abbiamo visto molte volte di questo famigerato muro, abbiamo parlato del muro che praticamente non il finto muro del Vallo d'Adriano sopra, ma da lì da sotto ci sono delle mura ciclopiche che si riuniscono alla linea Maginot, che si riuniscono alle Dolomiti e che continuano, perché a un certo punto la guerra ha creato proprio delle opere difensive in una certa maniera, mura ciclopiche che riuscivano a interrompere tramite sempre guerre, armi, energia diretta e armi di un certo tipo, anche le flotte aeree, per dirne una, per dirle in parole povere. Quindi sembra così, io quindi invito ad andare a vedere questa nuova storia, ma a molti ricercatori potrebbe essere utile, perché io che la sto vedendo da anni formarsi, facendo, mentre si parlava, loro ci hanno dato sta tartaria che invece è risultata. Questi tartari, dall'immagine del gufo e cose, sono stati una montatura per farci credere che loro avevano creato. Io primo dico, ecco, un altro ennesimo sbaglio che ho fatto, ma è così che possiamo andare avanti. È solo così. Pensate che questo esercito, che tra l'altro il nostro esercito, diciamo così, era guidato proprio da sto Michael, che loro se ne sono appropriati. E quindi praticamente per loro è importante che nell'inganno tu abbia e dia energia a un falso dio, un falso guru, un falso profeta. E erano questi costruttori, questi misteriosi, poi alla fine costruttori, la cui eccezionale tecnologia all'avanguardia era in grado di trasportare tonnellate di trilioni di mattoni assolutamente identici per costruire tutti i castelli, i bastioni, le cittadelle e le fortezze stellari, che erano importantissime per la nostra sopravvivenza in ogni angolo della Bene. Terra, con una bellezza esuberante, una resistenza destinata a durare per sempre, oltre ad attingere all'intero sistema idrico della Terra, Quindi se uno vuole sapere proprio come avrebbero potuto costruire fortezze e fondamenta per torri con fari in alto mare capaci di resistere a onde gigantesche, dovete andare, chi è in grado di leggere inglese, a vedere questi studi, sto video che vi ho fatto vedere prima di Marcia Ramallo, The Blue, questi grandi ricercatori che in ogni caso stanno proponendo delle alternative che adesso però spiegano anche il perché tutta questa voglia di voler mischiare i sessi, tutta questa voglia di dare questa cosa, perché proprio la nascita, il segreto di questi traditori è stato, oltre ai tradimenti e ai ricatti, è stato proprio il fatto di avere una vena talmente malefica, in grado di fare del male ai bambini, di abusarne, che erano in grado, appunto, in un trattato, quando noi parliamo dei cosacchi, i Change Chemin, questi cosacchi e cose, addirittura in certi momenti, per poter definire un avanzamento di questi esseri a capo di certe truppe dei mercenari, dovevano essere in grado di uccidere i propri figli.
i propri figli, di ucciderli, di immaginare, in questo caso provavano le forze del male, e quindi torniamo sempre al discorso che stiamo parlando degli ultimi 200 anni del nostro problema con questi all'interno di questa matrix. Non stiamo parlando dei threat d'union che ci sono fra chi qui determina le nostre cose, ma chi in ogni caso tira veramente le fila come entità. Quindi immaginate che per poter dire guarda questo che fa, vuol diventare diciamo generale, a me scozza i tuoi figli. Tranquilli, e lo facevano. E lo Quindi fanno immaginate tuttora. con chi abbiamo a che fare. Adesso Stefano, colleghiamoci con i tempi moderni, l'attualità di adesso. Questo entro su Baffdiddi, quello. no? Baffdiddi, questo qui, questo era. Abbiamo visto che tutti questi ragazzini, quel ragazzino mischino, Justin Bieber, come si chiama, quello era un ragazzetto, aveva 14-15 anni quando è entrato sotto le griffe di questo qua, e lo violentavano lui e tutti gli altri. Poi vai a vedere. È tutto un sistema, però poi ritornano, sono sempre comunque ripetizioni, sono cicli di notizie, cambia sempre il personaggio, il protagonista. Poi ti dimentichi della Maxwell, prima ancora di Epstein, adesso c'è Puff Diddy, vediamo chi sarà il prossimo. Il prossimo sarà un attore, ormai a questo punto, qualcuno o qualche altro coso. Si ripete tutto quanto insieme, è un film che ci fanno vedere, a ripetizione cambiano sempre o gli attori o addirittura poi quando fanno la Attori. parte del tempo usano gli stessi attori e te li mettono in diverse epoche, E avevano adattando. bisogno delle donne che si mascheravano da uomo proprio per rendere la cosa più credibile sotto certi aspetti, perché non è che erano tanti a fare queste cose a livello proprio a contatto con la piattaforma digitale, secondo gli studi. Adesso, per far capire come questi criminali hanno lavorato subdolamente per creare questa società che adesso ci è apparsa agli occhi visibile da quando hanno creato i gay pride e cosa, ma questo è un lavoro che hanno fatto a ritroso nel tempo, è un piano decennale. Perché tu vai a vedere, allora, se è vero che quello lì che è stato presidente degli Stati Uniti, Obama, con la moglie, vai a vedere la moglie. Potrebbe essere tranquillamente, ho visto delle foto di questo pseudo Michael che dicono che sia Michelle quando era giovane, e a me sembra veramente lui. Poi, se veramente questo qui fosse un uomo, quindi vuol dire, ragioniamo sempre per ipotesi, noi stiamo facendo sempre ipotesi, quindi non ci sono prove. No, ragioniamo, ma se Michelle fosse Miguel, allora i figli, allora i figli di Miguel, di Barack. Chi sono? Figli di chi sono? E allora Sono chi sarebbero in quel caso? Da una mamma che non è una mamma. Poi vai a vedere, la primogenita di Michelle è femminuccia, però la guardi bene, sembra che quello è un maschietto, come se fosse stata cresciuta dalla mamma non mamma, esattamente come lei. Poi andiamo a vedere un attimino. A Roma l'altro giorno c'era una cosa che mi ha tirato molto l'attenzione, c'era il laboratorio per i bambini transgender, chiamato proprio il laboratorio per i bambini transgender, che poi bambin, le bambin, era il bambin senza la I, senza la I o la A, Sì, quello l'ho visto, il però c'è il bambino. laboratorio, te lo dicono anche nelle parole che usano, è tutto un laboratorio. Cosa succede, ragazzi? Se tu parliamo del corpo umano, ok? Tu sei piccolo, sei ancora un ragazzino, un adolescente, anzi non sei ancora entrato in quella che è la fase della pubertà, cioè quando inizi ad avere gli ormoni, sei ancora piccolo, ok? Che sono l'età che stanno mirando questi qua, stanno andando alle scuole già dall'asilo in poi, già da 4-5 anni in poi vogliono dare estrogeni ai bambini, ok? Se tu prendi un bambino, prima che inizi a produrre il suo corpo naturalmente gli ormoni che gli servono, ok? Quindi se un bambino produrrà ormoni maschili, se una bambina ormoni femminili. Se tu hai un bambino, solo perché tu pensi che questo bambino è un po' effeminato e che si crede donna, gli dai ormoni femminili prima che lui sviluppi i suoi ormoni maschili, è logico che quel bambino si sentirà sempre e per sempre una donna, perché proprio biologicamente le stai somministrando una cosa che il suo corpo in natura non produce, ovvero degli ormoni estrogeni che sono tipici di una donna, quindi nella psicologia non solo, ma anche nel corpo a livello anche di sviluppo, avrà, diciamo, prenderà sembianze femminili, ma sarà una forzatura, ok?
Quindi se tu fai a ragionare, ma se i capi di governo addirittura sono coppie trans che hanno allevato dei bambini allevandoli quando sono maschietti a mo' di femminucce e quando sono femminucce a mo' di maschietti, perché così fanno anche gli attori di Hollywood. Vai a vedere quello Will Smith, il primogenito di Will Smith, mi sembra molto confuso, molto amichetto di Justin Bieber. Il figlio di Will Smith, io sono sicuro al 100% che prima o poi nel mondo degli attori uscirà Will Smith, che sarà il Puff Daddy del cinema, perché secondo me quel bambino è stato sacrificato, è cresciuto, l'hanno cresciuto effeminato e cosa. Poi, vabbè, poi dici, ma se così, quindi cosa succede? E lo vedi anche in Germania, c'è stato uno scandalo 1 o 2 anni fa, ma è come anche in Italia, ovunque, no? Vedi Bibbiano, ci sono tutti questi casi di cronaca, tutti legati alla pedofilia e coso. Poi vai a vedere chi sono tutti i magistrati, tutte queste cose qua coinvolti, no? Tutto quelli che poi decidono quali sono i bambini da portare via alle famiglie di chi, per darli a chi. Quindi se tu sottrai dei poveri bambini con la scusa che i genitori non sono in grado di crescerli, e quei poveri bambini, anziché metterli in un contesto sano, tu li porti in mano a una famiglia composta da un lui e un lui, dove uno dei due lui ha la barba incolta e si veste da donna perché si sente donna, e gli dai un bambino piccolo. Ok, e quello vede che il bambino magari un giorno fa una corsettina un po' sculettando, dice: mio figlio è gay, anche lui che è bello, e gli somministra quella cosa. Quel bambino crescerà così. E adesso tutte queste cose qui le hanno fatte già negli anni addietro, e oggi stiamo vedendo i risultati. I risultati sono che questi deviati hanno con il loro comportamento indirizzato la maggior parte di vorrei andare a vedere le famiglie. Io non parlo di confusione, ma parlo di casi estremi che io vedo con i miei occhi qua, di gente veramente confusa. Per lì non è una cosa insopportabile. Qui non è questione di essere omosessuale o meno, di avere gusti sessuali, che a me non me ne frega niente di cosa fa uno nella vita privata con chi va a letto, ma qui stiamo parlando di gente che poi pretende anche di sposarsi, di avere figli, di avere bambini. Analizziamo il fatto che sia un'evoluzione. Loro non potevano permettersi, ascoltate questa storia, non Oggi ci stanno presentando i frutti del loro lavorio dietro sì, è la le metamorfosi del parassita per eccellenza, mentre adesso non potevano fare come prima, che sarebbero stati sgamati e fatti. Adesso con i social, con le cose e col potere che hanno assunto i grigi, l'abbiamo visto col fatto. Parliamoci chiari, questi sono arrivati a cercapersone, sono arrivati all'app Tot, come si chiama, sono arrivati alle macchine, sono in grado di farci saltare tutti, ognuno di noi è localizzato col cellulare. All'istante. Mentre se vi dico che in questi studi le figure che poi è sfociato in Stalin e poi ha proseguito, la figura di Stalin, vi ricordate il film con Johnny Depp di Jack lo Squartatore? Vi ricordate quel film come è stato fatto in quella maniera, che a qualcuno avrà pure creato un po' di cosa? Vi ricordate Johnny Depp che faceva il principe, che poi l'ispettore Aberdeen? Vi ricordate chi era Jack lo Squartatore? Se pensava di chi era, lui era convinto il principe Alberto Vittorio, che poi disse morì. È quel principe Alberto Vittorio che aveva dato prova di questa metamorfosi, di questo modo di poter. Come diceva prima David, pure del fatto di come trattano i gentili, lui si è proprio trasferito e è diventato automaticamente altri personaggi, è cresciuto di livello, è la metamorfosi del parassita, e è diventato lo zar. Noi vediamo, per esempio, tutti hanno dimostrato che hanno ritoccato proprio e modificato l'immagine di Stalin. E anche nel fatto della sua camera mortuaria, della sua statua che c'è lì, del suo, non so come chiamarlo, quello imbalsamato. In ogni caso, secondo questa ipotesi, la stessa figura del Jack lo Squartatore, che fece queste prove, fece queste cose, che era questo, non è morto, perché è stato lo zar che poi si è trasformato in Stalin, che è andato praticamente. Non è stato, quindi anche la figura dello zar, qui parliamo proprio di una montatura colossale. Per grigi intendo proprio questi, quelli che praticamente sono i nostri nemici, che ci odiano, l'hanno dimostrato con quel cercapersone, l'odio che hanno per l'umanità. Sono
tramite tradimenti e cose. Sono innominabili. Mentre i parassiti possono essere entità, i grigi sono proprio il braccio e la mente, logicamente, perché qui parliamo di uomini e donne che hanno tradito e si sono schierati da lui, che hanno una ghiandola pineale veramente importante, che hanno, sono passi avanti a noi, hanno preso possesso di tutte le camere dei bottoni e sanno che teorie o ipotesi che stiamo enunciando pure noi e stiamo cercando di sviscerare in questa maniera, e quelle che io sto portando avanti adesso solo per la conoscenza di Marcello Amallo, del Blood e tutto questo documentario, sono cose che sono difficili da digerire, dirvi, levarvi la Divina Commedia, levarvi tutta la sfilza dei papi e poter pensare, perché no, mi nonna, so, ricordatevi che c'è stato un enorme lavaggio del cervello, ricordatevi che le fatture, i malocchi non esistono ma sono armi psicotroniche, ricordate che sono stati in grado nel giro dei 4-5 anni, sono in grado di prendere un bambino e fargli parlare la lingua che vogliono loro e fargli dimenticare altri valori. Hanno staccato i figli dai genitori, ma più che altro hanno staccato il bambino dai nostri anziani, che è la cosa peggiore che ci possa essere. E vi ricordate quel film The Village, che quelli vivevano vicino all'autostrada, ma sti bambini praticamente, che è sto rumore, ci manca solo perché... vivevano in una specie di villaggio circondato, che questi bambini crescevano nell'epoca, pensavano di essere nell'epoca, che film era? L'hai visto, Ricca? Questi bambini crescevano con la paura che non dovevano andare a sto bosco circostante perché c'erano dei mostri, e qui si vivevano all'epoca del 1600, così, e vivevano dei village, mi pare, sentitola. Poi alla fine uno dopo anni è riuscito a scappare, appena arriva che oltrepassa il bosco c'era un muro, salta, c'erano le macchine che passavano. E i vecchi, i genitori, che facevano per mettergli paura? C'erano delle maschere orrende con delle vesti rosse, che ogni volta che un bambino andava un tot di chilometri oltre sto bosco gli appariva, gli facevano scappare, allora gli dicevano no, noi siamo circondati da queste creature, ma qui abbiamo fatto un patto che se rimaniamo qua e gli diamo ogni tanto, che ne so, 5 maiali, 20 mucche, ci lasciano in pace. E quindi questi erano tipo mormoni, tutti questi bambini, perché? Perché i genitori, dice, si erano messi d'accordo, dei villager, si erano messi d'accordo per fare una vita di comunità, ma sapevano che i figli con i telefonini, che cose, le televisioni, lo schermo servo dei loro brami, sarebbero poi scappati. Allora si sono inventati questa storia che si trovavano in un'epoca del Medioevo, capito? E che ci vuole? E poi glielo inculchi. Però adesso, dovevo dire una cosa, però non sono riuscito a... Mi scordo pure io e poi ti scordi tu, mo te ritorno a mente, pensi. Ah, una cosa sui grigi. Allora, era un commento che ha fatto Pino. Dice che, allora, praticamente che sono, i grigi non sono i nasoni, non sono quel popolo lì. No, sono, ma sì, il braccio. Sono i cavalieri, i templari che detengono la guerra, e che i templari poi hanno creato sia i gesuiti che tutto il sistema. Mi vedo anche abbastanza d'accordo. Le mafie italiane sono state create da tre cavalieri templari, no? Mastrosso, come si chiama? Viene tutto da lì. Non è che la massoneria è stata infiltrata dalla mafia, la massoneria è stata creata dai cavalieri templari, da dei templari, e poi la massoneria, cioè, e loro hanno creato la mafia, poi non è che c'è qualcosa di superiore anche a loro, diciamo. Che i massoni illuminati sono gli incursori principali, quelli che hanno iniziato a mettere le basi, che sono tanti quelli coinvolti. Ci sono i templari o cose che sono i loro che gestiranno tutto il potere, la conoscenza, tutto quello che vuoi, però sono diversi gruppi che gestiscono il mondo, tutti per conto di chi non si sa. Certo, sono tutti, c'è una coordinazione che loro hanno e hanno bisogno del tradimento continuo tramite, in questo caso, ricordatevi che chi apparirà in queste liste di questi che fanno scandalo, dei pedofili, cose, chi apparirà saranno sempre quelli che non si sono fatti ricattare,
che l'hanno fatto, ma in ogni caso, perché chi non apparirà sono quelli che sono irricattabili, praticamente il contrario. Il discorso di questi metamorfi, di questi mutanti, perché questi mutano continuamente, perché proprio hanno l'impronta di queste, per avere questa loro, questa energia plasmatica che ci rubano, che noi non riusciamo a trovare in equilibrio, è perché ci prendono da bambini, perché i bambini sono fondamentali per loro, perché un bambino che è sottoposto a rituali abusi da grande potrà essere istradato come reparti scelti nei Marines, come un uomo o donna che può diventare, che gli serve per certe camere, per certi bottoni, per certe cose, ma devono subire tutti degli abusi che nel momento che tu li ricevi, ne so qualcosa per l'ospedale, che sono stato un anno all'ospedale, ho compartimentalizzato ogni dolore, mentre mi facevano 6-8 operazioni ogni giorno, quello tutto, ma la sanità mi hanno fatto venire a trombosi facendomi entrare l'aria nel sangue, eccetera. Io adesso non mi ricordo un giorno, penso, che cos'è la potenza dell'essere umano nostro. Io non mi ricordo nessun dolore, perché ho messo tutto in una stanza, tutto nei cassetti, sta chiuso là e non lo apro. Ma se lo fai con un certo modo, questo del lignaggio mio è una cosa forte, ma un bambino tu gli puoi entrare, il bambino compartimentalizza, ma nel momento giusto riesce a fargli aprire questi cassetti, a fargli fare cose tremende. Quando cresce è un fattore di rituale pure quello, e loro ci hanno preso i nostri bambini. Non a caso mi sono sempre soffermato sul pifferaio magico, questo fatto che noi dovevamo sì proteggere come dragoni la nostra fenice donna, ma il due in uno, il bambino è la cosa che dovevamo tenerci da conto e proteggere. E poi hanno questi rituali, io ritorno al discorso che tu avevi fatto prima del fuoco amico, te lo ricordi il fuoco amico? Quando io ero ufficiale a Merano, io mi sono capitato proprio da ufficiale quando sono scoppiate tutte le guerre degli anni 90, mi sono ritrovato ufficiale di picchetto la notte, proprio la mezzanotte, ero ufficiale di picchetto, cioè ero responsabile della caserma, quando scoppiò la guerra del Desestorm, la guerra dei 100 giorni, quella contro l'Iraq, di Saddam Hussein. E quindi io, dopo tanti anni, che non era successo dal 1944, non era più stata aperta la busta gialla. La busta gialla significa che tu apri una busta, intanto dai l'emergenza, perché eravamo un reparto operativo, il Savoia Cavalleria tra l'altro, era un reparto operativo di carri armati che entrava in assetto operativo in 2 ore e mezza, quindi 49 carri armati entravano, si mettevano in moto, tu aprivi questa busta e c'era proprio l'area di diramazione che era la Pre, che era una discoteca, ma c'era un enorme campo sulla strada verso Bolzano. Io ho dato l'allarme generale, ho ricevuto istruzione, ho aperto questa busta e ho mandato tutte 49 carri armati in questa radura, perché i primi obiettivi sensibili noi a quel tempo facevamo antiterrorismo contro Ludwig Wolfgang su Tirolo Libero, e praticamente sono rimasto io col mio plotone a presidiare la caserma. Poi vabbè, il giorno dopo la caserma non è stata attaccata, sono rientrati tutti i militari con i carri armati e siamo partiti per la vasca idroelettrica di Merano, che se mettevano una bomba là sono rimasto 21 giorni a fare le difese con le mitragliatrici, le cose, e poi è iniziata tutta la odissea della Gorizia, siamo andati là, hanno bombardato, ci hanno sparato, la guerra dei Bosi. Quando è finita la guerra dei 100 giorni, il reparto dei topi del deserto inglesi, che avevano i Challenger come carri armati, prima di mandarli a casa, ste bestie d'uomini, che tutti tatuati, dei soldati proprio pazzeschi, hanno mandati a fare sto viaggio di una settimana per riprendersi proprio da noi. E io sono stato uno degli ufficiali incaricato di portare sto capitano, si chiamava tenente, sì, sono capitano e tenente, di portarli in giro, e li portavo dalla mattina col pulmino a Mezzocorona, a Zonin, infatti imbriachi dalla mattina subito, dalle 9, con tutti gli assaggini dei vini, a Mezzocorona, cose. Questo mi raccontava, no? Io non riuscivo a capire. Non aveva mai incontrato un soldato della famosa Guardia Repubblicana di Saddam Hussein. Non avevano incontrato nessuno, solo qualche scarmanato in giro.
avevano manco arrivavano che subito si arrendevano, però hanno subito tante di quelle perdite da chi? Dal fuoco incrociato. Ora, il fuoco amico che poi l'abbiamo visto nella seconda guerra mondiale, nella prima guerra. Quelli mettono... Io voglio dire, ma chi è il generale? Qui parliamo, non lo stratega, è come Hitler, Mussolini, che dice: io voglio questo, questo e quest'altro. Il tattico poi deve trasformare la strategia dello stratega in cose fattibili e reali. Quindi tattico, io dico: scusa, tu non puoi conquistare la Patagonia se te trovi in Germania, come ci arriviamo? Dobbiamo fare prima sto passo. Allora, quale tattico schiererebbe gli americani di qua, gli inglesi di qua, gli italiani messi di qua, e che si sparano addosso? Però succede sempre così. Ma te parlo di quanti morti ci sono stati, e non hanno mai incontrato la Guardia Repubblicana, quella famosa che era appena arrivata. L'esercito che non c'era. In uniforme, invece, col cavolo, se non distruggevano la Wehrmacht, sarebbero sbarcati insieme ai mercenari che c'erano già. Cioè, praticamente, ci ritroviamo di fronte a cose che io, con la mia dissonanza cognitiva, a 24 anni, quanti anni ci avevo, che mi sono ritrovato poi sballottato lì. Poi prendi il treno, metti i cararmati, fate 100 km sui cararmati che la gente ci tirava i sassi per arrivare a Gorizia. Mettiti a Gorizia, presidi la parte italiana. Non ci capito un cazzo alla fine. Cioè, tu hai partecipato alla guerra, fatto in guerra, in missione, vero? Missione, una missione dietro l'altra. Andare... Alla fine i soldati che fanno guerra, guerriglia, sono quelli che vanno nelle case dei civili a massacrare la gente violentemente. Poi è successo un quelle sono le scorrive, che sono questi mercenari di merda. È successo un miracolo dopo aver fatto 3.000 campi, capodeulata, guerre simulate. Cosa che vedo, mi ricordo sto capitano, aveva 40 anni, con i baffoni, un bel capitano, ma con un'espressione, questo era stato sempre in caserma, chiuso da ste mura, e aveva insegnato ai soldati andare a uccidere, andare ad ammazzare. Io ho detto: mamma mia, ma io sto qua a insegnare, gente. Ma devo passare la vita, questo a 40 anni sembrava un uomo dei 60. Si era consumato, alla fine ho preso il mio duetto, baracca e buracchino, date le dimissioni, e me ne sono tornato e sono uscito da quelle mura, che tra l'altro era una vita, prendevo un sacco di soldi, a fianco c'era Maglia Bassa, l'ippodromo, stavo sempre a Innsbruck, casinò, in giro, erano quando tutto per noi ci hanno illuso, questi anni favolosi, anni 80-90, che tutto era permesso, che non sarebbe... E intanto in quel momento tanti bambini, poverini, erano dei pedofili, depravati, li facevano prendere gli ormoni e li facevano diventare quello che sono. Capito, e noi invece eravamo presi e illusi da ste cose, e poi c'era una cosa importantissima nel fare il detto militare dalle scuole truppe corazzate di Caserta. Arriva lì, c'era un enorme spirito di corpo, a prescindere da tutto. Io ero addetto al caporal maggiore, il cavallo albino, imbalsamato, che riceveva migliaia di lettere dai bambini. Era il cavallo, l'ultimo cavallo sopravvissuto all'ultima carica di cavalleria dei Sbuceschi del 1942. Guarda come avevano montato sta storia. E in mezzo a una fiera paesana negli anni 50-60 era cieco da un occhio, un sergente maggiore riconobbe sto cavallo, e sto cavallo fu portato in caserma, e fino alla sua morte nel 62 tutti che passavano gli dovevano dar saluto, perché gli avevano fatto il grado da caporal maggiore. Poi lo imbalsamarono, e io tenevo sto museo e dovevo raccogliere tutte queste lettere che gli arrivavano da tutta Italia, anche dal mondo, del cavallo albino, l'ultimo cavallo dell'ultima carica di cavalleria, che è stata proprio quella del Savoia Cavalleria. Quindi te puoi immaginare, e stavo nel circolo d'Europa proprio più caro, solo di posate noi mangiavamo con posate d'oro, mangiavamo 2 miliardi di posaterie, c'erano le foto di tutti i mesi, e facevamo le feste in alto uniforme, proprio con il tappeto rosso, noi con la sciabola d'ordinanza, tutti i bei ufficiali alti, così, e venivano... Stefano, di tutte queste storie che noi stiamo raccontando oggi, ma secondo te la società attuale, i giovani di oggi, guardando anche quelli che sono gli influencer in Italia, nel mondo in generale, visto anche a come appunto la società attuale e a chi sono gli influencer, il tipo di musica, di cultura, di società, perché,
la sottocultura, la non cultura, la distruzione totale di qualsiasi tipo di genere musicale, cioè ormai fanno soldi a palate questi quattro bambini scemi che hanno tutti questi pasticci in faccia che neanche cantano perché non hanno voce, non c'è musica di sottofondo e i testi sono ammazzo qui, sputo in faccia alla mia bitch, sono tutti così. È una cosa che... Tu hai parlato del Bieber. Guarda, torniamo. Allora, guarda anche la televisione italiana. Io accendo la allora, io vado dai miei genitori e si guardano ancora la televisione italiana. Io quando vado a casa dei miei genitori, entro, la prima cosa che vedo sono sempre le stesse facce. Allora, ci sono gli stessi programmi, la stessa scaletta, gli stessi personaggi invecchiati, che però sono tutti stuccati e sembrano dei pagliacci totali, che quindi quando io li vedo oggi... voglio che me ne dico mica ma ancora ma c'è ancora questa ancora questo lo stai guardando anche oggi, cioè dopo è uguale, è tutto uguale, non cambia nulla, sono vecchie carriere lì e ti ripetono in continuazione le stesse cazzate, questo in un loop e tutta la gente guarda questi imbecilli che guadagnano un sacco di soldi solo loro da una vita, cioè vai alla Rai, questi qui hanno contratti, sembrano calciatori. Ma uno che lavora in Rai fa il presentatore in Rai. Tu immaginati se a noi ci dessero tutti i soldi che davano. Noi da ragazzini c'era un rispetto, ti cacciavano a calci in culo se gli mancavi di rispetto ai più grandi. Oppure provate, mi ricordo che c'era una vita, mia mamma ci portava, io c'avevo mia sorella, che c'avevo 6-7 anni, mia sorella 2, e mia madre fissata con tutti gli sport mi portava dall'altra parte di Roma a fare piscine, cose, e ogni tanto sta 500 si fermava, ma nei peggio quartieri di notte c'erano questi al bar, tutti i ladroni, i criminali, davo una mano a sta signora, spingeva, non abbiamo, io non mi ricordo una volta quando c'erano, perché i veri ladri, quelli che chiamavano, mi ricordo rispetto per le ragazze, per le donne, per i bambini, per gli anziani, sì, molto rispetto. Noi stavamo sempre per strada, io sono cresciuto in mezzo al quartiere Talenti, adesso è tutto asfaltato, ma prima c'erano degli alberi, noi giocavamo quelli che in Sardegna chiamano picchiarani, a biglie, no? E si giocava a biglie, era una cosa che si passava da mattina a sera. La trottola anche. E trottole, quella era una cosa, per me era difficile con le trottole, però mi ricorderò sempre che era biglietto, anche 3-3 giù che si chiama così pure in Sardegna, ma era la cavallina, era molto usata quando andavo al paese in Abruzzo, oppure giocare Pinto, con le figurine le figurine era bellissimo, queste figurine. Voglio dire, però c'avevamo quelle emozioni, quel tempo che tu passavi sdraiato in mezzo all'erba a vedere nuvole, a goderti la natura, sì. Vivi a Talenti, Gabbo, quartiere Talenti, io abitavo in via Ugo Flores, mio padre era un costruttore edile, mi ha fatto cambiare ogni anno una scuola. Da lì poi, quella si chiamava la Cecchina Guzzano, mi pare, con la scuola, e io mi facevo a 6 anni, alla prima elementare mi ha portato mia mamma il primo giorno, poi dal secondo giorno a piedi dovevo arrivare a passare che c'era la Nomentana, che c'era il mercato, io da via Ugo Prese facevo 1,5 chilometri a piedi per arrivare a scuola da solo, e da solo ritornavo, e poi pure a via Prenestina abitavo in via Cherso, da via Cherso dove c'è l'incrocio per Portonaccio dall'altra parte, un po' più avanti Centocelle, lì se va più avanti c'è Centocelle, via delle Rose, io abitavo in via Cherso, c'era Villa Gordiani e mi dovevo fare un paio di chilometri per arrivare a scuola, e mi ricordo già a 7-8 anni c'erano i camperos, erano usciti degli stivali che tutti a cercarsi campero, va bene, ma era già il consumismo nel loro modo, però a sta scuola c'erano 1.000-1.200 bambini, eravamo una marea, voglio dire, che loro dicono, e sti bambini quando uscivano, chi credeva mamma, tutti i bambini da qua piccoli, tutti a casa a piedi da soli, che infatti si faceva la raccolta dei pacchetti di sigarette vuote per prendere la carta stagnola. Ragioniamo un po' però adesso, ma come cazzo hanno fatto veramente a far sparire tutta quanta la gente? Devono essere stati veramente bravi. Ma tu pensa adesso, facciamo le analogie di questi tempi, ci danno un telefonino in mano, ci dicono, quando ti arriva il messaggino, allert, allert,
sta arrivando uno tsunami, un terremoto o un bombardamento di aerei. Correte, c'è un centro di raccolta lì, come nelle catacombe parigine, a Edimburgo. Tutte queste città, tutte le città sotto hanno milioni e milioni di scheletri, ok? I famosi scheletri nell'armadio. Sì, bravo, bravo. A Villa Gordiani c'erano tutti quei monumenti antichi e cose. Adesso se ci andate non ti fanno più entrare, manco avvicinare. Noi ci giocavamo dentro, andavamo sotto. Adesso C'erano dei cavalli lì perché c'era un carico con tutti i pony, cavalli, cose. Noi andavamo dentro a tutti i monumenti, le cose. è tutto una... adesso è tranquillo, il governo pensa per te. C'è allerta, allerta meteo, l'allerta, ti abbiamo creato un posticino giusto per te, vai, vai lì sottoterra, lì non... anche se buttano la bomba atomica, lui, tu lì sei in salvo, ti mettono Poi lì dentro. pensa al trauma che ci ho avuto perché io non c'avevo mai casa a Torbaglianica. Io arrivavo a Torbaglianica, c'erano tutte le baracche. Ricordo questo che lo chiamavano Ficchio Facchio, che dice se mangiava i topi. Insomma, c'erano tutti persone. Una volta nei paesi c'erano personaggi, ogni paese, qualche paese, non tutti, c'aveva uno che era voluto bene da tutti, che era un ragazzo con problematiche down, ma uno ogni tanto, mica, vabbè. Noi arrivavamo fino alla terza secca, che è una cosa spaventosa, non si vedevano, noi trovavamo un tronco, ma da ragazzini, 8 anni, così, fino a 9 anni, trovavamo sto tronco. Poi a un certo punto mio zio mi prende, andiamo al cinema con la sua fidanzata bellissima, che poi è diventata mia zia, e che film mi porta a vedere lo squalo. Ma che tutti i bambini non sono più entrati nell'acqua, te puoi immaginare, immagina, io non avevamo paura di niente, però hanno iniziato a metterti i psicopatici, che sono prima i registi, quelli Ma fanno la vediamo gara. come inizia il mondo. Sta iniziando la stagione estiva. Fanno lo squalo, Mamma mia, bambino. lo squalo, tutti a pensare, moriva lo squalo, moriva, eppure Intanto, iniziano le aspetta che voglio salutare anche un amico, Masako, che ha il canale Masako 8, ragazzi, è l'ottavo canale che ha aperto 8 canali, mi sì, lo chiudono, lo bannano sempre. Prossimi saremmo noi. Mai che vado... Se loro mi dicono vai lì, io dalla parte opposta proprio. Però gli chiedo anche perché devo andare lì? In base a quello che mi dicono, capisco anche che cosa sta per succedere. Era bellissimo e come ti dico, quando sono arrivato a Santa Teresa, avevo 10 anni in Sardegna, mi ricordo di questa grande comunità, di questi amici, amiche, che era il periodo delle sorelle bandiere, c'era questa comunità che faceva proprio, si sfilavano nei vie nazionali e noi ci uscivamo pure la sera, del giorno. Io non ho mai avuto né problemi di razzismo, non ho mai sentito questa cosa della diversità. Non abbiamo mai avuto nessuno, tutti amici miei, nessun problema con nessun tipo di cose. Le hanno tutte quante le cose, la paura, la cosa, ce le hanno inculcate. Io te lo stavo dicendo prima, no? Io sono una vita, adesso ho vissuto tanti anni a Londra, primissimi anni 2000, fine anni 90, quindi cioè, per me è una cosa, da quando sono andato via di casa, per me era una cosa normale vedere, era normalissimo vedere due ragazzi che si baciavano e cose, non me ne poteva fregare nemmeno, ok? Poi dopo hanno creato la cosa perché dovevano creare gli antagonisti, capito? Dovevano creare il problema per poi portare la Amore, soluzione, e la certo. soluzione era una foto L'antagonismo, l'odio, della giornata. le cose. E questi sono loro, sono tutti quelli che poi che hanno fatto, parliamoci chiari, hanno inventato pure queste forme che erano il fascismo, vabbè, era potere di uno su tutti, il socialismo era potere di pochi su tutto, che poi è peggiore, ma il comunismo sotto certi aspetti, anche se sappiamo adesso tutta la verità, che cosa dice la parola? Il potere di tutti su tutto. Che cosa hanno fatto? Tutte queste cose l'hanno seviziate, perché hanno iniziato a dire l'utopia di non poter essere tutti quanti d'accordo, ma io mi ricordo che in certi momenti eravamo una massa di bambini, di cose, certi, i bambini possono essere cattivi, ma anche crescendo c'era proprio un sentimento che quasi ci accomunava tante volte per decidere e dirimere che cosa era un sano istinto morale da dire questo è buono e questo è cattivo, ma era una cosa collettiva perché c'era un'empatia. C'era
Ci hanno distrutto tutto e questa è la verità. Poi ti sto dicendo, come stiamo dicendo, che io comincio a seguire pure queste alternative alla narrazione ufficiale dei antistorici, cioè nel senso i complottologi. Mo se devono guardare le narrative alternative, perché lo vedi, qui c'è sta la storia ufficiale, vabbè c'è il gregge, ma mo qui succederanno cose che ti immagini. Se veramente qui tutti i papi e cose, tutta una cosa recente, che erano solo dei movimenti, come ha fatto Te ad lo immagini, estinguersi il 5 Stelle dopo quello che ha combinato? Come ha fatto quel bisogna anche movimento? realizzare, ascolta Stefano, bisogna anche realizzare il fatto che questi qui stanno andando per la distruzione totale dell'economia, ma questi quello che hanno fatto in passato lo dovranno ripetere anche adesso, è quello che ti dico, bisogna stare molto attenti, adesso noi lo chiami, ipotizziamo, ma questi qua, cioè lo fanno ciclicamente, quindi dobbiamo solamente capire quando è il momento e sta Ma accadendo, perché gli paga un ragno, come si diceva. siamo in tempi apocalittici, ma non è Poi perché c'è qualcuno che ha predetto il futuro, perché questi qui sono loro che indirizzano la storia, l'economia e tutto, quindi sono le loro stesse profezie, loro dicono e arriverà il tempo in cui la bestia con sette teste, ma, capito? Cioè, te le fanno loro, sono loro i padroni del mondo, quindi il mondo te lo fanno andare in quella direzione, con questi cazzo di pazzi psicopatici al comando che sembrano anche caricature, cioè perché i cattivi che ci presentano questi fanno cagare delle risate, sembrano usciti da un film demenziale di Hollywood. Quello lì di Davos, come cazzo, come si chiama quello lì pelato di Davos? Aspetta, come si chiama? Chi? Quello di Davos, quello il cattivo per eccellenza, che sembra uscito dal film dove c'era il mio Minimme, come cazzo si Non me chiama? lo ricordo. Schwab, Schwab mi sembra. Ma l'hai visto? Cioè, sono personaggi ridicoli. Bill Gates, ma questa è gente che ti sbatte. No, c'è gente che uno che immagina uno che No, fa però c'è la paura. domanda ricca che mi piace, dice domanda, secondo voi c'è un legame perché la Sardegna la stanno a prendere da cacco e la distruggeranno tra l'isola di Sardegna e il risveglio perché vedo tantissimi sardi cioè, che lottano per Sardegna, il sardo Purtroppo è c'è, dovresti individualista, non fa i parlare. clan come il siciliano, il calabrese, il pugliese, il sardo se viene dentro, il sardo è in grado, come dice quel coso, di far uscire il silenzio fuori dalla casa, fa un giro intorno alla piazza e col silenzio ritorna in casa e ha fatto quello che doveva fare. E l'individualismo non ti porta a clan che possono essere quelle egregore che tu se te tiri fuori. Il sardo rimane sempre sotto certi aspetti, se è d'encore, ben fatto e virtuoso. È sempre un personaggio che è raro che lo sradichi, certo, poi ci stanno quelli bastarditi, ci stanno quelli Purtroppo. che ogni mondo e paese, ma se vai a vedere, certo quanto fa? 1.300.000 abitanti per 25.000 km quadrati come la Sicilia che ne fa 10 milioni e passa, per dite che mo stanno al limite. Però individualmente il sardo è uno zoccolo molto duro, ma mo che gli faranno questo delle pale eoliche, che il sogno mio è sempre tornare in Sardegna, ma la ritroverò la Sardegna, perché già è Domani cambiata tanto. chiudo la 131 per il trasporto speciale di pale eoliche. Capito? Quindi... Perché qua la cosa è molto molto grave, che già la Aspetta, Sardegna l'hanno allora, aspetta, visto disastrata. che adesso hai parlato della Sardegna, siccome dovevo fare mercoledì, dovevo fare una diretta con un ragazzo per parlare di queste cose. Purtroppo mercoledì ho un impegno, la faremo mercoledì prossimo, perché lui può solo di mercoledì. Quindi mercoledì prossimo già vi dico che al 90% salvo. Problemi secondari, ci sarà una diretta. Ho preso molte informazioni, cioè, mi sbizzarrirò su come è tutta gestita la cosa a livello italiano, le società che ci sono tutte coinvolte. Lo so, comunque io in Parleremo Sardegna. di società, nomi e cognomi anche dei proprietari delle società, dove vanno a finire i soldi, dove li prendono questi soldi, tra chi si stanno scambiando, come sarà una puntata. Spero abbastanza interessante, soprattutto che sia focalizzato non per polemizzare e quant'altro, ma per far capire alle persone in che cazzo di mondo realmente siamo. Speriamo. Sardegna non esiste, esiste solo sulle carte e sui libri di scuola inventati apposta per farti credere che c'è un'Italia, che c'è uno Stato, che tu devi seguire le regole di quello Stato, quando sono società private che
invadono il nostro territorio e ci dicono con delle leggi fasulle, che poi non sono neanche leggi perché sono tutti DPCM. Torniamo a tutti questi vincoli. Allora, non ci fanno costruire, non ti fanno costruire una stanza in più dentro casa tua per chissà quale vincolo di che cosa, non ti fanno piantare un paletto nel prato di casa tua, però ti mettono questa cosa, con la scusa della protezione Mi dell'ambiente. ricordo, poracci, questi degli stazzi per averci un bagno in più, questi che erano arrivati la E poi sinistra. questi criminali qua, Avete fatto un ma sono bagno. ditte private, sono società private, accordi tra società private e poi accordi secondari tra queste società private e lo Stato per prendere poi soldi pubblici. No, guardate, veramente è qualcosa da prendere e non voglio dire che cosa bisognerebbe fare, però fare come avevano fatto Giordano Bruno, ok? Cioè siamo a questi livelli, ragazzi. Sì, Giordano Bruno. Io a Masaco dico in ogni caso che quel tipo di guerra è finita. La guerra è stata persa sotto certi aspetti. Volevo dire comunque che noi dobbiamo sentire molto quello che è l'istinto. Io quando torno in Sardegna sento che lì mi sento a casa. Sono andato quando l'ultima volta purtroppo Purtroppo ci stanno mandando male da casa questo. speciale da chicco. Sono stato da Chicco, sono entrato in un mondo particolare. Salutiamo anche Chico e la mamma soprattutto. E proprio vedi la persona, la senti a pelle poi. Ci sono proprio i demoni che stanno dentro di noi che proprio vanno a braccetto, come mi succede con Riccardo quando l'ho incontrato, che siamo andati a vedere il deserto della Finlandia. Finlandia, là, che era un posto che deve essere stato proprio Ascolta, bombardato al ascolta, massimo. aspetta, che ti richiamo un attimino a due domande come. Allora, una domanda di Gabbo che è domanda seria. Cosa ne pensate di Solinas e Todde? Io non so chi siano. Alla Todde chi è quella che è arrivata adesso? È Solinas quello che c'era prima. Solinas era un mio compagno di classe alle medie. Sono stato in classe 2 anni con lui. Già da ragazzino ero una faccia da schiaffi. Mi è sempre stato sulle palle fin da piccolino. Tranquillamente, era un giollo, era capoclasse. Io questo qui è eletto capoclasse. Vabbè, io sono arrivato in seconda media. Questo mi controllava i compiti e faceva sempre la spia se non facevo i compiti, se facevo uno sbaglio, se copiavo. Era una spia fin da piccolino. Mia esperienza personale. Vorrei chiamare i miei ex compagni di che c'è, chissà, adesso parlando anche di questo qui. Ma chi era in classe con me già se lo ricorderà. Io ero di quelli cattivi, vivevo in un quartiere particolare, con i genitori, era una scuola molto classista, i salesiani, e quello era il mio capoclasse, sicuramente, che il padre era qualcuno che dava donazioni alla scuola, ma era tanta gente così. C'erano i figli dei cose, poi c'era il figlio dell'operaio che il padre pagava la rata perché magari non poteva, capito? Andare a scuola con questi qua che però erano trattati in modo completamente diverso da te. Tu venivi trattato esattamente per quello che eri figlio di un pastore, dovevi fare il pastore secondo loro, e te lo dicevano anche a scuola. Oltretutto, questa è l'educazione che ho avuto io. Sì, voglio La dire la domanda. Todde, aspetta, la Todde è quella lì Guarda, guarda. che sta sbloccando queste. Questi qui stanno andando avanti per delle cose che ha dato Draghi in periodo di pandemia. Con la sera di ricordo con dei PCM, ok? E qui stanno andando in barba a tutte le restrizioni che ci possono essere anche per costruire, ripeto, per metterti un paletto nel prato di casa tua. E stanno venendo imprenditori italiani, ok? Una famiglia in particolare che poi vuole fare la filiera dell'eolico in Italia, che però che quel vero giro economico grosso è quello di poi creare la filiera per produrre paleoliche da cui impiantare in tutta Italia. E il primo è la Sardegna. Ovviamente tutto questo investimento in Sardegna ci mettono 8.000 paleoliche, però tutto lo sviluppo, quindi tutto il giro economico va in Abruzzo. Ok? Quindi già per chi il sardo che può dire, già daranno posti di lavoro, non vi danno neanche i posti di lavoro, Ma ragazzi. quale posti del lavoro? Ogni volta sono tutte Cazzo, così, no? menzogne. Dovrebbero andare a bonifici, dovrebbero ripagarci e fare tutte le bonifiche. Questi criminali che sono ancora al governo, e alcuni sono anche presenti della scuola di calcio, che già ti potrei Scorie tossiche che hanno cagare seppellito la Maddalena, quello che hanno di combinato in quell'isola, quello che hanno fatto americani lì. Mamma, io proprio che lo ammiro, vi invito a sentire canzoni di cioè, anche Piero Marco. Marras. Di Piero Marras, oh, c'è Marco Dodini. Piero Marras ha detto la verità.
e già da lui aveva capito da un pezzo, andate per sentire il figlio del re Ah, e aspetta che c'era anche una domanda di Giacomini. Masacco. Scusami che ti ho volevo leggere un'altra cosa su che voleva sapere una cosa a Masacco. Fammelo cercare. Non lo trovo. Ecco qua, aspetta, volevo sapere date una cosa. Allora, vorrei chiedere a Stefano che concetto ha di Yahweh, il dio degli eserciti. Io direi di rifletterci perché credo sia lui che determini la finta geopolitica. Beh, a noi ci hanno già ridotto del numero, adesso questo colpo che ci darà a loro, che ci daranno loro, ci darà una bella sfoltita, perché vi dico che in quelle cose che ho detto prima, non vi ho detto di come analizzano pure lì, in questi contesti dove proprio parlo di gente che abita lì, e che sanno che adesso bisogna stare veramente, veramente attenti perché la cosa prenderà un'escalation. Loro ti hanno dimostrato quanto te odiano, per arrivare al punto ti fate esplodere i cercapersone, ti fanno capire proprio a che odio. E questo è tutto, va collimato sul fatto che ci sarà un qualcosa che ci terrà di certo occupati, ecco perché ci stiamo a sbrigare con Riccardo a fare tutte queste live estemporanee. E qui purtroppo è inutile che ti mettiamo la testa sotto la terra. Questi non è che non ci sarà mai, come si dice, se stava meglio quando si stava peggio, non ci sarà miglioramento. Se non interverrà un Deus ex machina, se non interverrà un qualcosa che potrebbe ribaltare la situazione, ma perché è inutile. Noi molti non ho letto alcuni pezzi di quello che è dove spiega proprio che molte cose l'hanno messa apposta per mandarci fuori strada, lo yoga, dico tante cose fatte in una certa maniera, la cabala, eccetera, o anche questo certo tipo di spiritualità, cose. No, qui si parla adesso di una cosa reale che è è fantapolitica. Qui è il fatto che mentre noi stavamo parlando sono entrati i carri armati in Libano, cioè vi rendete conto? Sono proprio entrati i carri armati. Sta storia dello statuto speciale è una barzelletta. No, questa gente mi parla di allora, mi chiedono di Solinas, ma mi seguite ragazzi? Ma io quando vi parlo di politica, ma vi avete mai sentito parlare di politica? Ma ancora andate a votare, nominate ancora questi personaggi? Sono Ma tutti attori, tutti è come se mi burattini. chiedi cosa ne pensi del direttore del centro commerciale Lidl sotto casa. Ma che me ne frega a me? Cioè, questi sono dei maggiordomi veramente. Chiunque, ma chi è? Soli, è un maiale quell'unico. Todde, non so neanche chi sia, ma chi vuoi che sia Todde? Che accordi avrà? Quella è gente che firma occhi chiusi. È gente che firma, ha il potere di firma di farvi mettere quelle cavolie proprio perché andate a votarli, proprio perché parlate, vi chiedete chi è meglio tra Todd e cosa ne penso di Todd? Immaginate che cosa ne penso? Non dovrebbero esistere. La gente che va a votarli non dovrebbe esistere. Cosa ne penso? Che esistono perché c'è gente che va a votarli. E le paleoliche le piazzano proprio perché la gente va a dargli il consenso, il potere di firma, la delega, ragazzi. Hanno la delega a dei criminali che prendono accordi privati con degli imprenditori privati per poi chiudere accordi con soldi pubblici per poi intascarsi la mazzetta e l'imprenditore si fa il guadagno, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Cosa ne penso di Todde e di Solinas? Quelli sono dei raccomandati, ma certo che sono raccomandati. Ma avete mai visto un politico che ma dopo i 5 Stelle ancora c'è gente che va a votare? Non è possibile, non è possibile, è una scatola chiusa. Se volete sentire ancora qualcosa, quelle, le farfalle dentro di voi, non sarà sicuramente con questa gente. È Sì, ma tutto d'accordo. basato sulle forze del potere. In questo caso noi, non, con questa razza qua, non dobbiamo stare molto attenti, non c'è da scherzare. Non c'è da scherzare, e in ogni caso, ecco perché dico, preferisco andarmene in un posto dove so che sì, stanno a fare uno scempio, però in Sardegna, se dovesse succedere qualcosa di veramente fisico, preferirei trovarmi in Sardegna che al nord Italia, o al centro Italia o al sud Italia, perché
preferisco ritrovarmi nelle mie zone in Sardegna, dove possiamo pure farci aiutare dai nostri cugini corsi. Ricordo che a Santa Teresa, quando ha iniziato a cercare di arrivare la mafia, sono arrivati i cugini, l'hanno Oh mandato sì, via quelli quattro. sono I ragazzi a 15 un anni po'. sono armati in Corsica, mica scherzano, sono 800.000, ma Quelli sono un popolo corso Regno Unito, non c'hanno scherza e noi ci siamo in buoni rapporti. quelli hanno un esercito paramilitare, quindi se ne tocchi uno scendono tutti a farti il No, culo, no, capito? infatti io dico, male che vada, me ne scappo in Corsica. Io più che sarei me andrei in Corsica direttamente, te li Sì, ma sappi. io sto proprio di fronte. Io abito proprio che sto, io mi piace stare nei posti canalizzati dove la ionizzazione delle acque ci vengono in tutto il mondo, a Germanica è nata là, il rito che hanno fatto che il re sparò al figlio di quello che creò la Germanica. Quello è tutto un rito. E in ogni caso vedo famiglie intere di gente che ne sa, vengono, fanno proprio quei bambini appena nati. Io, mia madre, come ho detto, mi portava sempre tutte le cuscine, cose, io mi sono attaccato un sacco di verruche da ragazzo. E andavo da mio zio che era direttore commerciale lì al San Calicano quando era ancora al Trastevere, era uno dei primi istituti termosifilipatici in tutta Europa, e me ne bruciavano con l'azoto a 140 gradi, che era fuoco, però mi ricrescevano sui piedi, sulle mani. Mio padre mi trasferisce in Sardegna, sono andato via da sole, da sole. La pelle quando fai il bagno, vi ripeto sempre la storia del petrolio che è una grande truffa del fossile a vegetale minerale. Sono arrivato che non si poteva camminare in spiaggia sugli scogli perché passava nei petroliere nel 75 fino all'80 e rilasciavano tutto sto catrame, te sporcavi, proprio era una cosa, la facevano riunioni, arrivavano gli scienziati, fra 400 anni noi riusciremo a smaltire. Chiudono la tratta, nessuno ha detto più niente. Dopo 10 anni, 15 anni non c'era più niente, vai, non Niente. c'è un chicco di niente. Quindi sono tutte cose fatte così. Però, ripeto, in posti dove se veramente vogliamo arrivare a certi livelli, i posti è dove ti senti tu di sta bene. Se stai male in un posto, è inutile, devi vincere la paura. Ma non che vado in Sardegna e trovo i politici corretti, già ai tempi mia, e parliamo dei veri politici, E poi perché stai adesso Berlinguer, Segni, però non è Cossiga. via. Giustamente devo anche dar del merito ai sardi, che più della metà dei sardi le ultime elezioni non sono andati a votare, quindi È non è più quello che dico, preferisco sta, ma non credo ai politici che è fammi anche finire il tardi. concetto, porco giubileo. Ascoltami. Il discorso è che siccome non siamo andati a votare, questi non hanno il diritto di firmare nessun cacchio di ci sono dei contratti in essere di una ditta italiana privata che dovrà installare queste eolico. Poi c'è una ditta privata cinese che ha comprato ettari, ettari, ettari. Poi mi dicono sì, ma perché poi quei terreni non volevano niente. Partiamo dalla base. Se la Sardegna avesse avuto uno sviluppo turistico come si deve, la Sardegna non avrebbe mai avuto nessun tipo di petrolchimico, nessun tipo di e tutti quei terreni avrebbero avuto un valore inestimabile, perché sarebbero stati terreni, cioè una porzione di terra, di una terra meravigliosa usata come meta turistica mondiale, cosa che hanno fatto tante altre isole, anche molto meno belle della Sardegna, che però hanno uno sviluppo turistico, sono isole piccoline con un unico aeroporto che ha 20.000 compagnie che atterrano tutti i giorni e c'è un aereo ogni 5 minuti che atterra e uno che parte ogni 5 minuti, cosa che invece in Sardegna su quattro aeroporti in un territorio così grande non ne hanno fatto uno decente. È sempre limitato e arrivano poche compagnie, da poche città ci sono poche tratte. Quindi c'è sempre stata una volontà di fondo del governo italiano di tenere sottosviluppata la Sardegna a livello economico. Poi hanno iniziato a fare. Cosa siamo noi produttori di bestiame? Alleviamo maialetti, la peste suina, poi la lingua blu, poi
Poi, no, questo non lo puoi coltivare, no, quell'altro non lo puoi coltivare, e hanno continuato a costruire sempre di più, petrolchimico e quant'altro. Quindi tutti i terreni che sono in certe aree, che non sono mai state sviluppate e non le hanno mai fatte sviluppare né in senso agricolo, perché hanno fatto fallire tutte le attività in questi anni, cioè in questi ultimi 23 anni, 20-30 anni, cosa è successo? Che alla fine hanno impoverito talmente tanto un'isola che poi quei terreni non valevano nulla e oggi gli sembra una mano dal cielo qualcuno che arriva e per due soldi ti compra un terreno che prima non voleva nessuno neanche gratis, capito? Quindi cioè, è tutto un lavoro che è stato fatto proprio da molto tempo prima per arrivare oggi alla situazione attuale. E soprattutto io vi ricordo di nuovo, l'altro giorno abbiamo parlato di questa storia qua, no? Che ci hanno distratto perché ci avevano detto che ci portavano le scorie nucleari, che ci facevano le centrali nucleari e che poi tutte queste cose qui non le hanno fatte per distrarci. Casualmente il giorno dopo o 2 giorni dopo ho visto di nuovo in Sardegna che stava riparlando del nucleare, delle scorie nucleari. Di nuovo, si rimobilitavano i comitati qua, comitati là. Quindi, cosa c'è? Ti distraggono con delle stronzate e poi ti fanno delle cose concrete alle spalle. Quando le fanno, le realizzano velocissimamente. Per esempio, tu per fare una qualsiasi cosa devi aspettare anni e anni e anni. Ti dicono lo stadio di Cagliari. Sono anni che bisogna aspettare via libera di non si sa che per questioni di impatto ambientale. Però poi questi qui in 2 secondi di nascosto firmano degli accordi dove questi qui possono venire a mettere 8.000 paleoliche e distruggere completamente la Sardegna. Quindi cioè, capiamo che cioè, bisogna iniziare un attimo a svegliarsi. Senti, io concludo ritornando al discorso di prima, mischio un po' di cose, ma Scusa, adesso non volevo riparare di nuovo la Sardegna, non ne parlo più adesso finché non... no, no, nel senso che è bello Esatto, proprio che è estemporanea, una cosa deve essere così, quello che ci frulla dentro per istinto. esatto. Comunque finisco con un concetto, ripeto, che ho studiato queste cose di Marciaramaio, cose, comunque in ogni caso. Che la storia ufficiale è un castello di carte, i politici sono dei burattini attori e l'uomo comune o donna comune è stato istruito dal sistema, si fida di esso, non pensa di essere stato ingannato, anche se lo può pensare, ma non riesce ad ammettere a se stesso di essere stato preso in giro dal sistema. Vuole essere forte molte volte contro il sistema, ma non può in alcun modo ammettere che il sistema ha ingannato lui, i suoi genitori, i suoi amici, la sua terra, per tutta la vita. Preferisce lanciare pietre al messaggero e continuare ad essere ingannato. Non può permettere che tutto ciò in cui ha sempre creduto, questa è la cosa immaginata di tutti quelli che hanno studiato, le lauree, le cose, sia un castello di carta che qualsiasi respiro può far crollare. Si rifiuta di pensare alle implicazioni storiche, di ciò che significano tutti gli eventi correlati, che abbiamo parlato pure prima, correlati al crollo del castello di carta, poiché dovrebbe ammettere che una forza sconosciuta sta controllando gli eventi che influenzano la vita di milioni di persone, inclusa la sua, in questa direzione, in una direzione che non si può immaginare. Questo è quello che pensa in ogni caso adesso l'uomo medio, perché prima non era così, quando si rifiuta logicamente di ammettere che vive in un immenso errore, orrore. Ecco com'è la sintesi del fatto. E dà la risposta a tutto il fatto se riusciremo o non riusciremo. Il discorso è tutto qua. Quello che ci doveva essere c'è stato. Ora non sto dicendo si salvi chi può, ma sicuramente ognuno trovi in sé la forza di fare un passo anche per trovare la sua dimensione giusta. Perché non è che puoi mettere la testa sottoterra oppure rimanere tappato in casa perché hai. Ascolta ragazzi, a proposito di sostituzione della popolazione, no? Allora, io già dove abito qua, negli ultimi anni ho visto un cambiamento totale. Sto vedendo sempre più asiatici, ma soprattutto indiani, che a Berlino vi posso garantire che cioè, ce ne sono tanti, no? Prima
Io ho visto un periodo a Londra, era normale, no? Prima, anziché andare dal turco, qui vado dal turco. Lì andavi dall'indiano, sono gli off-license, c'erano tutti loro. Qui ci sono gli Spetkov, c'erano tutti i turchi, i curdi, questa gente qua. Senza essere tantissimi, stanno arrivando anche qua. Tutti i consegni, consegnano tutti con le biciclette. Tutte le consegne che fanno così, come si chiamano? Le consegne in bicicletta, adesso non so, queste sono tutti indiani. Pieno, 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 ma nel giro di un anno e mezzo, cioè proprio se trasferita sta lì. Questi ci piegano una tre cinesi, loro sono un casino, ci piegano un attimo a ripopolare tutto. E poi ma tu l'hai mai vista le storie delle città cinesi in Africa, che già da decenni hanno costruito città per Sì, quando 50 mi ero intestardito col 33° parallelo nord, allora stavo contro là, stavano al 33° sud. Ma prima o Però poi la dovranno utilizzare. Perché le hanno costruite tutte queste città? Capi? perché Cioè. loro cambiano le razze come quando gli pare, E poi vedi, ti mettono, logicamente la ripopolano cambiano la razze malleabili. città è già pronta, la gente ce la mettono lì, gli raccontano un sacco di cazzate, capito? Turbano la testa, ma purtroppo noi stiamo in una condizione che non possiamo aiutare tutti. Se può aiutare qualcuno, ma tutti no. Perché abbiamo troppa dissonanza cognitiva intorno. Non possiamo perdere energia plasmatica per poter star convincere. Proprio oggi, chissà perché mi continuava a venire questo messaggio in mente di non dare la. Com'era quello che diceva perla ai porci? Cioè, Non dare perle ai porci. sì, ma c'era ancora prima un'altra frase, come per dire, ci provi, ma non. Io mi ricorderò sempre mio padre quando è morto l'altro anno, che si era fatto tutto. Però l'ultima frase che mi ha detto, che mi ha colto, ha detto: avevi ragione. Se n'è andato. Voglio dire, ha ragione, ma anche se c'è ragione, però noi come umani abbiamo bisogno, proprio per empatia, di avere intorno a noi qualcosa per cui valga la pena vivere. Quando ti ritrovi isolato, devi tornare, andare in un posto dove ti ritrovi con la tua gente, perché noi ci siamo, la gente c'è, solo che ci hanno sparpagliato. Sicuramente ci staremo sempre, aggireremo i blocchi, ma un conto con una generazione che conoscevamo come prima, un conto con questi che metteranno al posto di quell'altro, voglio dire, che faremo come a fine degli Aino che ci confineranno dell'isola d'Hokkaido. Almeno quel 10 anni risolve Hokkaido, ma anche Hokkaido, se vai a vedere serie TV adesso, te ne fanno tanti, che ci stanno ancora le donne che si immergono a prendere le perle per darle ai porci, che dico io, praticamente anche loro sono ormai, hanno dimenticato tutto quello che è la loro essenza. Quindi questo è un inganno generazionale. Dobbiamo stare in posti, andare in posti dove le radici siano ancora forti e che la gente sia ancora del pezzo. Quindi abbiamo detto la Sardegna, ma magari la Corsica, sempre posti. E sicuramente io non è che dico i Canari o le cose, perché pure lì Anche lì hanno raso al suolo. niente, Se poi poi a ci si Forteventura, Forteventura si vede che è stata proprio rasa al suolo, cioè si vede che è proprio Voglio dire, noi stata. non c'è sta più un posto Gran dove. Canaria, Gran Canaria invece è molto interessante se volete andare a vedere i monti di Sì. Cartapesta. È pieno di montagne, secondo me, finte, cioè di quelle fatte, cioè, sapete quelle spume che poi si addensano, no? Diventano dure dure, così. Quelle spume che solidificano, cioè montagne qui, poi fate astratti poi, eh? E dici, boh, ma è stranissimo. Però appunto, queste nuove cose parlano che noi non abbiamo, a parte l'architettura, ma il potenziale che avevano di trasformare addirittura, quando si andrà a analizzare bene questo glossario delle nuove conoscenze per ipotesi, si vedrà che isole, cose che proprio hai visto la schiuma espansa in piccolo, immaginatela in grande. Qui Esatto. parliamo proprio di isole, atolli, isole grandi, tutte proprio artificiali, canali, Gran fiumi. Canaria, non me lo toglie nessuno dalla Ma testa sono questo. state costruite e poi bombardate, perché la forma è stata tutta manipolata. Ma come diciamo Immaginate le sempre. Dolomiti, gli Appennini, dei veri e propri costruzioni. Immaginatele
certi tipi di montagne, a parte altre montagne che sono di altre origini, ma hanno sta facoltà, come i parassiti, di moltiplicare le cose che tu fai, magari in bene, di moltiplicarle in male. Hanno sta, sono i mutaformi per eccellenza, sono quelli che ogni volta che tu c'hai un equilibrio, loro devono immettere il caos. È impossibile ragionare con questi qua. Qui non ci Comunque, sta la storia delle nessuno. montagne è finta, che è tutto finto, anche i fiumi finti, cioè ormai ne sono Quello sempre un po' sì, più. quello sì. E ti dirò di più che i fiumi, certi fiumi dove non possiamo andare. A me mi piace quella teoria che avevamo preso dai tempi dei Krackmann, del fatto che tutto viene da fuori. Con i fiumi ci fanno proprio il latte. Con i fiumi ci fanno proprio il latte, perché non esiste proprio matematicamente parlando né piantagioni di tabacco né piantagioni di mattatoio oppure per tutta sta carne. Dove stanno? Ma vi rendete conto che, come dicevo sempre, i banani si trovano in Siberia? Dove stanno tutte queste? Come poi riforni continuamente tutto quanto se non viene da fuori? Tutte queste navi a Porto d'Amburgo, navi non identificate che vengono piene di roba. Avevamo la pandemia tutta chiusa, i supermercati dietro c'avevano le scorte piene. Cioè qui è inutile, o se vuole capire cose, e alla fine se, oppure chi ne ha adesso e dici non me ne frega niente, io penso al mio. Io appunto ripeto, non credo che tutto sia stato falsificato in maniera importante, per ipotesi dico dal 1800 in poi, si è messo in dubbio anche l'anno senza estate, si sono messi in dubbio i reset, sono stati voluti, però per reset si intende bombardamenti massicci e uso di armi psicotroniche, armi Abbiamo visto che sono tutti le nazioni sono tutte unite perché questi qui hanno lo stesso comando, lo stesso capo ovunque. L'abbiamo visto certo. anche come operano. Abbiamo visto che poi è stata una cosa contemporanea in tutto il mondo, tutto anche il cambiamento ed è stato un Ma tu cambiamento come fai? Ma globale. io l'ho Gli visto americani e i nell'anno. giapponesi, se è vero quello che diciamo noi, che quelle non sono state armi nucleari, erano d'accordo, si sono messi Ma d'accordo per certo, imbrogliare. Per imbrogliare e poi ma spaventare tutto il figurati. mondo con lo spauracchio Quello della guerra lo abbiamo nucleare, i visto. manga giapponesi con tutto il post nucleare, ci hanno allevato col terrore nucleare, sapendo No, che un loro. giorno sarebbe scoppiata una terza guerra mondiale e che dopo quella sarebbe stato distrutto tutto. Tutte queste finte figure dei grandi condottieri hanno avuto solo l'obbligo di prendere masse di giovani idealisti e non costretti e non portarli al macello. E dove non c'è stato questo, come la guerra, allora sono stati i bombardamenti. Ripeto, no, non lo conosco il profeta Schwarzpine. Schwarz, che vuol dire? Schwarzenegger, strangola, come che vuol dire Schwarz? Abbatti, Schwarz. Schwarz vuol In dire tedesco, Schwarz, nero. che vuol dire? Schwarz vuol dire nero. Nero. Schwarzpine è Allora, un nome. Schwarzenegger, che vuol dire? Nero, nero. Se ti dice il profeta Schwarzpine, Spine sarà un nome, Io per Schwarzpine. le lingue, per esempio, non sopportato. Quando facevo il vigile urbano, ogni volta mi chiedono informazioni, arrivano sempre un sacco di tedeschi, io dicevo sempre Anschwein, però loro capivano un Ragno maiale, nero vuol dire Schwein, Schwein. Schwarzpine, ragno nero. Perché c'è un filosofo, un Ragnanè. Dico, ma profeta. maiale assomiglia a seconda, io dicevo Schwein e Schwein. E Maiale si dice Schwein io in dicevo Ein Schwein, come per dire, tedesco. una Schwein a Einschwein destra. dice. Dice, per andare a seconda Maiale, a destra, un per maiale a destra, vabbè. favore. Non so perché Invece, lingua. Einfrage bitte una domanda. Einschwein, che poi il tedesco lo so. E Volkswagen Parlo di Telefunken? merda, proprio. Oh, Il tedesco Volkswagen non è la Telefunken. lingua per me, il tedesco. So proprio Mamma di. mia, che lingua, però è una lingua sempre fatta da una piattaforma digitale. Esatto, che non mi interessa Francese, imparare. Il computer è italiano, tutte latino, come cose che dici. quando le Magari componi in testa. di casermi il cervello con una lingua così complicata. E questo pure, già abbiamo una lingua a pensare, dovremmo pensare col linguaggio universale, con un dialetto, perché lo ripeto sempre, io ho sta memoria che mi sono imparato tante poesie, ci sono certe poesie dette pure, vabbè, romani, italiani, quello che è, però in dialetto.
tipo il Trilussa o anche Don Gavino Pessardo, che con una frase dicono cose che in italiano io dovrei fare tutto il giro di parole. Quando lui dice perché non torni a tempo, tutta una grande poesia, torna alta orta, torna a fatti meno, insomma, perché non torni a tempo, quando era vecchio, stava morendo. Alla fine dice, ah sì, tu rai, tempo male gastato, chi becchi ti ha ripaltuto. Come fai a spiegare in italiano? Ah, se tornasse, sì, vabbè, tempo male gastato, male impiegato, ma chi becchi ti ha ripaltuto, come lo spieghi? O come ti avrei fatto ripartire bene? Ma invece quella frase c'è proprio un connotato, ah, se tornai, ho tempo male gastato, chi becchi ti ha ripaltuto. Già solo questa frase ti fa capire proprio come aveva intenzione di non prendere i voti, di in ogni caso di non fare quello, di non fare quell'altro. Il dialetto come linguaggio universale porta a poter fare, affrontare anche cose pericolose come possono essere certe cose spirituali che invece con la nostra lingua finisci nei guai. Io dico sempre state attenti con la cabala, con certe cose che fate, perché con la lingua nostra non so cose che si possono affrontare. Allora, guarda, Pino chiede se abbiamo qualche domanda cruciale alla quale avremo una risposta e non la troviamo. La domanda è questa, esiste veramente la possibilità che uno di noi arrivi alla centratura? C'è la possibilità, sento sempre dentro di me, mi capita sempre, sì, a parte le piccole sfighe quotidiane che uno sembra così, ma vedo che io ci ho sempre avuto come una buona stella, un qualcosa che mi capita, più penso in una certa maniera e mi comporto così e più mi capitano cose, anche stasera stessa. Io domani non c'ho più la linea perché non c'ho più la linea, devo fare tutti gli escamotage per riprenderla e se doveva fare domani sera sta live. Però fatto sta che una cosa e l'altra, senza, io non immaginavo della live dal punto di vista, però fatto sta che per una cosa e per un'altra lui non doveva parlare manco stasera, però la stiamo facendo stasera e ci siamo detti per certi motivi che non erano quelli relativi all'altra live, che lui non poteva farla prima delle 22:45, fate conto. È andato quasi a collimare tutto quanto e è sembrato anche un senso di rispetto per l'altra live, ci sono altri amici. Ah vabbè, io quando lo sai che io organizzo le live io parlo di questa cosa, altre live non me dicevo quello che è la risposta, voglio dire, io fino a una certa età sono stato quello che sono stato perché ho aggirato i loro blocchi ultimamente. Riccardo è molto più avanti di me, molto più giovane di me. Io mi chiedo, ho questa voglia proprio dentro di ricevere supporto da un Deus Ex Machina, come avere una bacchetta magica, perché la domanda è, riuscirò a fare qualcosa di veramente valido per fare una specie di riscossa, per portare noi predestinati ad avere un... come si dice, un com'è che si dice quando uno c'ha il giorno della rivalsa, diciamo così, una rivincita, un qualcosa che ci porta una rivincita, una per darlo in onore a tutti i forti caduti, per quello che hanno fatto tutti quelli che hanno combattuto questo potere marcio e sta gente che si è appropriata dei nostri eroi, dei nostri santi e l'hanno fatti loro. Perché loro usano queste cose, solo in questi studi tu puoi vedere, io ho sempre fatto la linea di San Michele le cose, ma adesso si scopre che il Michele c'era anche, era il comandante della Confederazione Stellare, quindi voglio dire, è un qualcosa che loro sono furbi, capito? Loro hanno preso, cioè c'è sta un eroe nostro, un santo nostro, subito rubano il nome e fanno in modo che quello che sia loro sia, è come il Cristo e l'anticristo, ecco, c'hanno sta cosa del dualismo sempre in peggio. Grazie che mi dici che sei un'anima, me l'hanno già detto, sì, questa anima antica praticamente è proprio un qualcosa dentro di me che c'è e che mi porta a fare questo. Certo, non posso dire che non c'ho paura, come diceva Massimo Troisi, forse li torturiamo, non la paura che si intende, ma
Ho subito tante cose in vita mia e almeno questo lo so che non cederò. Anche se ci saranno sette gatti che miagolano, non mi arriverà una telefonata in Manciuria che... No, sento che non cederò, non posso cedere, non è proprio nella mia indole, però se potete un po' sta a piangere tutto ciò. Io ho un problema di empatia che mi prende, io sento proprio la sofferenza. Prima di tutto nei bambini, in quello che gli fanno tuttora. Ecco, sto legame vorrei creare, vorrei che mi arrivasse del potere, ma non mi avvicino mai al potere che vogliono loro, da dire Superman, Ah, che poi eccetera. Stefano, vi metto anche in contatto fra di voi, tanto sono sicuro che avete qui se vi Sì. dovete scambiare qualche Poi informazione, lui sta in perché Sardegna, no? sì, Allora, soprattutto qui guarda, a Sassari, io... quindi a nord, quando tu vai in Capirai, mi Sardegna sta a trattare in manna. siete anche E io vicini. vado in Sardegna a breve. Io penso che forse riuscirei ad andare. Vorrei andare alla festa di Santa Teresa, che è il 14, 15 e 16 ottobre, a ritrovare mia mamma, mia sorella, i miei nipoti. E vorrei andare questo, quindi fra pochi giorni. Se tu ci sei, mi metto in Vi contatto metto con te. dopo che Anche io nel finiamo la cosa. Sassarese devo andare a trovare amici, andrò a Vi ritrovare dovevo mettere in contatto già da tempo, Antonella. mi dimentico sempre, ste. E quindi Eh? adesso vi volevo Mandamela mettere adesso, così mi metto in contatto domani. in E contatto. certo, sento queste cose, Guarda, così ritrovo pure gli amici sardi quello te lo mando. che Oltretutto l'orario è sono 0101, quindi anche c'è sincronicità anche in mare. Sì? delle vostre stelle. L'una è una, 0101. L'accoppiata di numeri, no? Sai quando c'è l'accoppia così di numeri? Adesso ho guardato, perché ho aperto il telefono per mandarvi i contatti. Ho visto uno, Ah. uno Bene, sono contento. E invece, Riccardo, la tua domanda? Mi e uno. La mia domanda non rispondi. ce l'ho adesso, perché ho tante domande a cui vorrei risposta. Non, adesso te la faccio, ci penserò. Pino, adesso su due piedi non mi viene. Ci ho provato a pensare prima, ma non ho voglia di pensarci adesso. Ce ne Beh, sono ragazzi, tante. Devo lunedì. sceglierne una in particolare, però ce ne sono tante cose che vorrei sapere. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio che siete stati fino a quest'ora. Grazie veramente infinite. Soprattutto, ripeto, siamo ormai una bella famiglia. Numerosa e partecipe. Oh, anche oggi, visto l'ora, il fatto che non abbiamo fatto pubblicità, c'erano sempre più di 150 persone collegate contemporaneamente. Quindi, grazie mille, ragazzi. Ci vedremo non so quando, la settimana prossima, spero mercoledì prossimo. Forse magari riuscirò a fare qualche cosa prima, però penso che questa settimana non farò nulla. Per una settimana, 10 giorni, 2 settimane più o meno, ho altro da fare. Però se capita magari qualche puntatina la faremo magari, non lo so, non vi prometto niente. Diciamo sempre così, buona fine. Poi magari 5 minuti così, però non voglio organizzare, non voglio, come dire. Aggireremo i loro blocchi. Ciao Vincenzo, caro. Ci sireni, amico Le facciamo così improvvisate, ragazzi, quindi anche se non avete un preavviso mio. E di anche Marco giorni. Pizzuti, buonanotte. Ciao Marco Ciao Marco. Dudini. E ciao Ciao a entrambi, Segretino. Marco. Ciao a Un tutti. Allora, facciamo un saluto cacciatore, verso il cognatore che c'è un sempre sceneggiatore. qui. Buonanotte a tutti. Barbara, Buonanotte, Renato, tutti. Pablo, anche Pablo, Masacco. Pablo è vivo. Andate a vedere anche il canale di Masacco 8, ragazzi. Potete cliccare sopra la sua icona. Penso che così. Pure sto fatto di dormire. Quando eravamo retti italiani, non si dormiva. E poi ovviamente anche al canale di Desiccated of the World. E poi a quelli di Notinelli, a tutti quelli che diciamo sapete, il No, Crow, c'è sta luego. Roma e quant'altro. Ok, ragazzi, vi mando un grosso bacio. Ciao. Grazie ancora per la vostra partecipazione e a prestissimo. Ciao. Aspetta, aspetta, aspetta che... Ok, end studio, end stream. Stavo chiudendo lo stream senza chiudere la diretta. Alla prossima, ciao!